Eccoci qua. Allora, vediamo un po' se riusciamo a connetterci. Buonasera a tutti, iscritti della pagina, amici, già sto riscontrando un problema. Vediamo un po'. Ciao Domenico, qual è che bimbo ti ha portato il libro di Alessandro? Fatelo dare. Allora, vediamo se riesco. Eccolo qua Gino. Ciao Gino, aspetta solo un attimo, aspetta a cliccare sull'icona, aspetta un secondo che faccio un attimo 5 minuti di introduzione, aspetta solo un secondo. Poi clicchi quello lì. Vediamo se riusciamo con Marra a fare la diretta nella diretta. Ok? Pubblico solo un attimo il link anche di là. Tanto la serata sarà lunga, ve lo dico subito. Ok, allora, perfetto. Allora, benvenuti a tutti. Come sempre Facebook Italia ci ama alla follia. Oggi ho addirittura cambiato l'immagine del mio profilo perché quando è troppo, ragazzi. C'era un mio amico dell'adolescenza che mi ha chiesto l'amicizia su Facebook. Mi ha detto: Luigi, appena stamattina ti ho chiesto l'amicizia su Facebook, dentro il mio Facebook è successo di tutto. Messenger che non funzionava, Facebook che non andava. E così, ragazzi, me l'abbiamo detto, no? Fanno così, non è che bloccano il profilo, perché se bloccano il profilo te lo bloccano, amen, pace. Ti dicono perché, ti mandano la notifica, guarda, hai mandato a fanculo la regina, va bene, come a marzo mi hanno bloccato un mese. No, no, loro proprio non accedono. Quello che mi fa ridere è questo: abbiamo fatto 20 dirette con voi, ormai conoscete la mia brutta faccia. Durante le dirette appaiono 30 persone, 40 persone, 70 persone. Pubblichiamo le dirette, sono state viste da 1500 persone. Cioè, voglio dire, no? A parte che se ne sono accorti tutti. Ma Facebook, ma pensi che siamo proprio così stupidi? Va bene così, ragazzi. Allora, da Radio Tender, un saluto a tutti quanti i nostri amici, tantissimi che ci seguono dall'estero, un saluto particolare. Vi abbiamo citati l'altra sera da Bologna, quando abbiamo avuto l'incontro con tutti i delegati, che saluto, sono stati 2 giorni stupendi, ricchi e intensi. E ringraziamo anche la presenza di Aldo Pironi. E adesso mettiamoci al lavoro. Perché facciamo questa diretta Facebook? Facciamo questa diretta Facebook, abbiamo la fortuna di avere tra di noi l'avvocato Alfonso Luigi Marra, che è l'autore della denuncia contro i banchieri e il signoraggio bancario. Non l'ha fatta adesso, l'ha fatta già qualche mese fa. Noi reputiamo, insieme ad altri amici che combattono le nostre lotte, che sia l'unica denuncia in Italia e addirittura in Europa in grado di andare a scardinare il sistema, ponendo il quesito alla magistratura. Questa denuncia non è di facile lettura, è una denuncia di 14 pagine. E adesso leggeremo solo 4 capitoli e cercheremo di leggerla tutta, quindi sarà una serata lunga. Così alla fine di questa diretta non ci sarà nessuno tra la nostra gente e i nostri amici che può dire: io non so cosa ci sia scritto nella denuncia. Va bene? Dato che sarà lunga la serata e noi non possiamo tenere 2 ore l'avvocato Marra. Gli faremo delle domande, se qualcuno di voi vuol fare delle domande specifiche le fa nei commenti. Adesso, se riusciamo ad inserirlo nella diretta con la telecamera, lui adesso, Gino, se mi senti, prova a cliccare il pulsante, quello della telecamera, vedere se riesce ad inserirti. Ho visto che sei già connesso. Intanto io prendo la sua denuncia che è questa qua. Vedete? Questa è la denuncia dell'avvocato Luigi Alfonso Marra. Vedete la sopra in alto? Vabbè, che si legge al contrario. Questa è la denuncia, no? Io ho sottoscritto. È una pretesa
Classica denuncia, come tutte le denunce, no? Quando andate alla caserma, quando andate a fare una denuncia perché subite un torto, è una denuncia. Quindi, no? Leggiamo nella prima pagina, no? Cosa c'è scritto? La leggiamo insieme, no? Il sottoscritto, nato a il codice fiscale residente via, fa propria la denuncia che segue, redatta a cura dell'avvocato Alfonso Gimara, la firma all'ultima pagina. E chiede voglia codesta aspettare la Procura della Repubblica di Roma di accogliere le richieste di tutte di cui alla stessa. Ok? Poi è divisa in quattro capitoli. Adesso leggiamo i temi dei capitoli. Vediamo se Gino riesce a entrare con la telecamera, se no lo chiamiamo al cellulare. Semmai aspetta Gino che ti chiamo io. Andiamo subito all'ultima pagina e vi spiego perché. Un amico ci ha consigliato, un amico. Invece di firmare solo l'ultima pagina, vedete qua in fondo, vedete che c'è la firma, e poi naturalmente dovete scrivere, no? E il sottoscritto ha ribadito che fa propria la denuncia sopra trascritta, le conclusioni richieste di quella stessa, chiede che l'eventuale comunicazione della richiesta di archiviazione da parte del PM, ai sensi del 408 CPP, avvenga presso la sua residenza. Ok? La firma. Mettete come indirizzo, mettete quello dell'avvocato Marra. Trovate su internet studio legale dell'avvocato Marra a Napoli e lì c'è l'indirizzo e glielo date. Fate due coppie, una coppia la tiene la procura e una coppia la tenete voi. Ora, prima di leggere la parte finale e poi riprendiamo dall'inizio capitolo per capitolo, e volevo dire questo. Il 5 novembre, voi sapete che in tutto il mondo si scende nelle piazze, noi partiremo da Roma. Quindi il 5 nelle altre città non ci sarà assolutamente nulla, come scritto nel volantino, va bene? Il 5 vi aspettiamo tutti a Roma, anche se è una domenica. Partiamo il 5 proprio per vedere chi verrà con noi, per organizzarsi, anche perché oltranza non è una cosa così semplice, voglio dire. C'è una logistica, un'organizzazione in collaborazione con i romani. Noi abbiamo già detto alla questura, e loro lo sanno, che il 6 mattina, appena apre il cancello la Procura di Roma, a due in fila indiana, quindi chissà dove arriverà questa fila umana, questa catena umana. Entreremo alla Procura con la denuncia dell'avvocato Marra, piano piano, due per volta, e la depositiamo. Dal 6 novembre, quindi da lunedì 6 novembre, avete sentito la diretta che hanno parlato tutti i responsabili regionali, vi hanno detto dove loro partiranno il 6, tipo il 6 a Milano, mi pare che si trovino davanti alla RAI, a Padova dell'università, a Napoli dalla RAI, eccetera, eccetera. Vi pubblicheremo i post tutti i giorni, così dal 6 sapete dove andare. Cosa dovete fare nelle città? Dovete fare la stessa cosa, parlare dei nostri temi e andare sempre con la denuncia dell'avvocato Marra due per volta presso la vostra procura. Tipo, non potete venire a Roma, di sicuro non possono venire tutti a Roma. Chi non verrà a Roma, chi scenderà il 6, il 7, l'8, il 9, il 10, cosa sta a fare tutto il giorno lì? A fare niente? No, allora il vostro responsabile, il vostro vice responsabile, a turno di 2, di 3, di 4, andate alla procura vostra di Torino, di Milano, di Bari, di Napoli, di Genova, di dove volete voi, depositate la denuncia dell'avvocato Marra e per competenza la procura la spedirà a Roma, dove saremo noi. Diciamo, tra virgolette, in stato di assedio. Va bene? Su questo penso che sono stato chiaro. Quindi è doverosa, secondo me, questa sera fare una diretta dove noi spieghiamo nei minimi dettagli, leggendo la denuncia insieme all'avvocato Marra, della denuncia che ognuno di voi, che ognuno di noi andrà a fare. È una denuncia importante. E leggiamo alla fine, no? Sai che c'è tutta la trafila, l'articolo, Sentite, io parto dalla fine, così almeno catturiamo l'attenzione. Poi non scappate via perché dobbiamo leggerla tutta e soprattutto condividete questa diretta, perché ad oggi in Italia è la prima volta che in un video o in una diretta Facebook qualcuno legge tutta la denuncia dell'avvocato Marra. Nessuno prima di noi oggi l'ha fatto. Quindi Radio Tenda, la radio più amata del web e la più data dal sistema dei politici, oggi farà questo per voi, divulgatela nei vostri gruppi, nelle regioni, nelle province, nei vostri profili e giratelo su Messenger, su WhatsApp, perché è importante che il popolo italiano capisca che oggi il problema numero uno è la magistratura. Allora noi
Non facciamo come fanno tutti, manifestazione di un giorno davanti al Parlamento. Aspetta, prima di arrivare al Parlamento noi andiamo alla Procura di Roma con questa denuncia, dove nel dettaglio spiega cos'è successo al popolo italiano. Ci hanno sottratto la sovranità, c'è un reato in corso per pretanto che si chiama signoraggio primario o secondario. Adesso Mara ci spiegherà nel dettaglio tutta la faccenda, per poi spostarci dal capo dello Stato, portando anche questa denuncia, leggendogliela fuori dal Quirinale. Il popolo italiano sa, adesso sa cos'è successo, chiedendo naturalmente le sue dimissioni, il voto e l'arresto, e poi dai parlamentari, ragazzi, perché questa denuncia parla chiaro. Allora, l'ultimo rigo cosa dice? Non so se si sente bene, io spero di sì. Si chiede per tali motivi, voglia il pubblico ministero acquisire i bilanci della Banca d'Italia e della BCE. Punto e virgola. Ordinare ogni opportuna CTU circa gli stessi e ad ogni altro fine accertativo che dovesse ritenere utile o necessario per verificare la falsità e constatare la sussistenza della pratica assurda ed illecita di iscriversi al passivo il denaro prodotto a costo tipografico. Punto e virgola. Dichiarare la falsità della qualificazione di istituto di diritto pubblico da parte della Banca d'Italia e della BCE. Punto e virgola, sequestrare anche al fine ostativo della continuazione dei reati, probatorio e della conservazione della solvibilità per poi procedersi alla confisca ed espropriazione, le quote di proprietà privata della Banca d'Italia e della BCE, nonché i beni e le somme di denaro tutte frutto dei crimini descritti. Dichiarare la sussistenza dei reati addotti. Assumere ogni altro opportuno provvedimento, individuare e punire esemplarmente i rei, da identificarsi tra le massime cariche della Banca d'Italia, della BCE e dello Stato, con particolare riferimento alla Presidenza del Consiglio, al Ministero delle Finanze e a quant'altri non potevano, stricto iure, in virtù dei ruoli, non essere al corrente dei crimini descritti. Praticamente tutti, ragazzi, più di 1.000 persone, dice Mara. Con istanza di comunicazione dell'eventuale richiesta di archiviazione da parte del PM ai sensi dell'articolo 408, ai fini della quale in sede di presentazione formale della denuncia si costituirà quale denunciante anche il PAS o altra entità che abbia diritto a detta comunicazione, Alfonso Luigi Marra. Adesso, vediamo se mi sente Gino. Prova a schiacciare il pulsantino, se della telecamera. Oddio, mo, mi sono segnato il numero. Mannaggia la miseria. Allora, ragazzi. Allora. Andata via pure la linea. Ci siamo, eh? Allora, vediamo se. Pronto? Cioè, sul mio profilo usciva, sul profilo della pagina non esce? Non c'entra, no, no, è proprio, guarda, io penso proprio che sia l'opera della censura che Facebook sta operando, sia sul mio profilo personale che quello dei nostri amici che sulla pagina. Purtroppo hai visto che abbiamo tentato anche prima fare la prova, non siamo riusciti. Allora, Gino, benvenuto innanzitutto tra di noi. Ti ringraziamo dell'intervento che hai fatto l'altro giorno in diretta mentre eravamo a Bologna con tutti i delegati. Questa sera tu sai perché sei qua, perché sei l'autore della denuncia contro il signoraggio. Passeremo un'oretta con te, dovrai aver pazienza perché noi non è che siamo gli avvocati, non è che siamo dei tecnici. Adesso facciamo così, ti presento in attimino, dici chi sei perché magari non tutti ti sanno chi sei. Ci parli della denuncia e poi inizio a leggerla capitolo per capitolo, va bene? Va bene, vabbè, sono Alfonso Luigi Marra. Ho scritto questa denuncia il 18 giugno del 2016 e il problema è purtroppo che l'autorità giudiziaria non ha bisogno di spiegazioni, è ben al corrente della illiceità del signoraggio, della gravità degli straordinari crimini che commettono le banche e la politica nel momento in cui li copre, ma non li vuole perseguire, perché c'è una situazione diversa da quella che c'è per esempio in ambito complottistico.
dove molti non hanno la consapevolezza giuridica, la competenza, e allora poi circolano anche molte informazioni inesatte. In procura no, Pignatone sa bene quello che c'è scritto in questa denuncia e lo comprende perfettamente, lui e i suoi pubblici ministeri. Il problema è che il signoraggio è il terreno sul quale noi camminiamo, è un terreno per la verità molto brutto, quindi affrontare il tema del signoraggio significa produrre un cambiamento meraviglioso, ma cambiare a quanto pare fa paura anche quando conviene, solo che poi c'è un limite, perché a questo punto la sofferenza sociale sta diventando così elevata che io mi chiedo questa paura di cambiare abbia ancora una qualche ragionevolezza, una qualche logica, perché noi dobbiamo tenere presente che è un errore strategico quella di prendersela con il nemico, con le banche. Il nemico è il nemico, giustamente fa il suo ruolo da nemico. Certo. Noi non vinciamo perché non riusciamo a trovare un livello di sostegno adatto, perché poi ci sono una serie di manovre diversive, l'auritismo è una manovra diversiva lanciata da ambienti gesuitici con il sostegno di fondamentalisti cattolici originariamente, servito per distogliere dal meccanismo dell'inveramento e per distogliere soprattutto dalla soluzione giudiziaria, che è quello che fa paura a tutti, perché esatto. Dire usciamo dall'euro, usciamo dall'Europa, e quando usciamo dall'Europa e come usciamo dall'Europa? Dire invece costringiamo la magistratura a fare il suo dovere, ecco, nel momento in cui nasce un nuovo Di Pietro li può arrestare in un'unica retata tutti e mille nello spazio di una sola giornata, insomma. Certo. E quindi dare l'inizio di una nuova era in virtù di un solo provvedimento giudiziario. Dov'è il giudice così coraggioso che lo farà? È appena le condizioni saranno mature, spunteranno come funghi, proprio tutti quelli che oggi sembrano fuggire, non capire, ecco che saranno in prima linea. E come dobbiamo fare? Dobbiamo fare pressione. Io mi sono quasi sfiduciato, insomma, in questo fatto che la società si muova, perché la società, insomma, non si è mossa finora, però credo purtroppo che tutto stia per cambiare a causa non dell'economia ma della catastrofe climatica, che ormai anche i più scettici ammettono che ci sta proprio sul collo. Non è più un fatto di fra 10 anni, 15 anni, 5 anni, 50 anni, ma è qui e a mio avviso produrrà danni terribili, e anche questo dipende dal signoraggio, perché l'assetto signoraggistico della società è quello che ci ha rovinato, è quello che ha causato l'attuale assetto economico, giuridico, sociale e anche inquinatorio. Ecco perché il signoraggio è anche il motivo della catastrofe climatica ed è poi l'unico strumento per risolverla, perché senza l'abolizione del signoraggio non ci saranno i soldi, non solo, come dicevi tu prima, per gli stipendi, le pensioni, eccetera, ma neanche per quella enorme riconversione industriale, sociale, certo, culturale, che è necessaria per fermare la catastrofe. Ti ringrazio, Gino, di questo intervento molto molto chiaro, sempre affondi sempre come con un coltello, Le tue parole sono chiarissime. Naturalmente noi avevamo già parlato anche di questo discorso del cambiamento del clima, che siamo alle porte veramente di cambiamenti epocali. Volevo chiederti, Gino, ad oggi quante denunce sono state depositate nel tempo fino ad oggi, quante denunce sono già state portate alle varie procure e in particolar modo alla Procura di Roma? Lo sai, un numero indicativo? Credo alcune centinaia, però io non ho i numeri, anche perché qui c'è un problema. Sì. Noi chiediamo che il pubblico ministero ci dia comunicazione della richiesta di archiviazione. Certo. Ma poiché non si ritiene che il privato cittadino abbia diritto alla comunicazione quando non si tratta di cose che lo riguardino in maniera diretta,
scritta, le procure archiviano senza comunicare. Ah. Questo è un... Perché se ci facessero la comunicazione, noi potremmo impugnare la Certo, richiesta di certo. archiviazione ed andare finalmente a discutere la questione con la magistratura. Invece loro, per eludere questa cosa, archiviano senza Certo. comunicare. E Comunque, allora quello Gino. che ci vuole è un livello di pressione sociale tale che insomma la Esatto. smettano, è Guarda, noi lo sai che un'indecenza. abbiamo scelto la tua denuncia proprio partendo dal 5 e dal 6. Noi ci proviamo, Gino, ci proviamo, vediamo quanti siamo, ci conteremo anche nelle procure d'Italia, vediamo quante persone aderiranno e vorremmo sperare anche noi, ancora una volta nel popolo, che possa comprendere l'importanza di fare questa cosa qua, perché è una delle cose, l'unica, il problema reale, come hai sempre detto te, in oltre 40 anni che tu ti occupi, penso, di questi temi, il problema... 44. Mamma mia, 44, dovresti andartene in pensione, invece sei qua a lottare insieme a noi. Io ti ringrazio a nome di tutti e dico che il problema in Italia è proprio la magistratura. A me mi hanno contestato, il termine che usi te, quello costringere la magistratura, a me me l'hanno contestato in un gruppo, adesso non... A noi ci piace più il termine, lo sai come siamo noi, no? Assediare la procura. In stato di assedio vuol dire che noi non sappiamo quanti giorni, perché anche tu avevi fatto la manifestazione, mi pare, qualche mese fa con i tuoi amici, però la sera ve ne siete andati a casa. Noi, Gino, non so se lo sai, noi rimaniamo là, e non sappiamo quanti giorni rimaniamo là, che poi da là ci spostiamo, noi andiamo dai giudici a dire: cari magistrati italiani, avete uno stipendio altissimo, vivete come dici te nei quartieri più in di tutta Italia. I vostri parenti No, lavoro ce vivono l'hanno. moltissimo al di sopra delle loro Possibilità, possibilità. Io sì, me lo ricordo. dico ovunque che la magistratura non fa queste cose per stupidità, ma per opportunismo. Certo. Io dico in tutte le sedi che la magistratura è globalmente, culturalmente collusa con il potere, anche sostanzialmente, ed in grossa parte anche materialmente corrotta. Per Certo. esempio, faccio un esempio di questo uomo simbolo che sarebbe Davigo. Davigo rappresenta una versione menzognera, mistificata, completamente alterata dei fatti, perché lui ti dà questa rappresentazione di come se la giustizia fosse star dietro ai reati comuni, però poi è come se avesse il torcicollo, dico io, che più in alto di un certo punto lui lo sguardo non lo alza, perché lì poi ci stanno i poteri, Certo. quelli al servizio dei quali opera e contro i quali non muove un dito, né lui né gli altri. Quindi il problema è la magistratura, perché quello che ci opprime non è immorale, è illegale tutto quello che ci opprime. Esatto. Questo è un paese nel quale ci sono violazioni di tutti i generi, ma non solo in Italia, ormai il mondo è diventato così, e la magistratura non le persegue. Ora, se tu c'hai un ladro e non c'è una polizia che lo arresti, una magistratura che lo processi e lo condanni, no, ma quello continuerà a rubare all'infinito, o mi Certo, sbaglio? giusto. O basteranno le romanzine per farlo fermare, ma io non credo che facciano generici rimproveri per far fermare il ladro. Per fermare il ladro ci vuole l'autorità che lo condanna. Ecco, la magistratura non condanna le banche perché è collusa con le banche, ma non le condanna in moltissime cose, non Certo. solo nel signoraggio. Però il Va poverino bene. che va a rubare la bottiglia di vino al supermercato, quello... Lo arrestano per Ma direttissima. guarda, ma qui non è solo la questione del poverino che va a rubare la bottiglia di vino, qui sono riusciti, qui abbiamo tutto il paese, no? Che soffre, piange, si dispera e si spaventa perché ha paura del terrorismo islamico, in un paese nel quale non c'è stato fino a mo' nessun fatto terroristico islamico. Cioè, voglio dire, vi Certo. rendete conto della mistificazione? Cioè, qui ci stanno distruggendo attraverso il sopruso bancario del signoraggio e non solo.
Qui si stanno ammazzando con un sistema fiscale folle. E di che cosa parlano? Di quali reati parlano? Di quelli che poi non hanno nessun incidente nella vita di ognuno di noi. E che a te tutte queste cose di cui parlano loro dalla mattina alla sera non parlano di catastrofe climatica, perché hanno paura, perché capiscono che tra poco la gente li va a prendere dentro le carte. E non parlano poi dei crimini bancari. E anche andare davanti al Parlamento, ma che ci va a fare davanti al Parlamento? Non sono tutti collusi. Esatto. Cioè qui non diventi niente se non sei colluso con il sistema economico. Vabbè. Allora che tu vai a parlare col Parlamento, li cacciamo, ma che cosa? Ma che serve? Stupidaggine. Qui l'unica cosa che si deve fare è far leva contro la magistratura. E io in un convegno della Lega intervenni e dissi, amici miei, ma non ho capito, ho detto io se avessi 1000 uomini per fare un presidio permanente contro la Procura della Repubblica di Roma, lo farei fino a costringerla a fare il suo dovere. È quello che faremo, Gino, e la buona notizia è quello che stiamo facendo. Dissi a quelli della Lega, dico voi che di uomini ne avete 100.000. Quelli della Lega, mamma mia ragazzi, allora Salvini. Una collusione generalizzata. Mica solo loro, Gino, mica solo loro, i 5 Stelle che parlavano di signoraggio bancario, dove sono finiti? Cosa stanno facendo, Gino? Bisogna dirle le cose, bisogna dirle. Una polemica violentissima perché i 5 Stelle poi... Non lo sai la storia della manifestazione, c'avevamo la manifestazione il 18 giugno. Allora mi chiama questo ragazzotto, questi qui ora deputati, che fanno vivere i polli, Villa Rosa, una cosa del genere. Sì. Villa Rosa che lì qui, dico senti, vedi che io ho bisogno di sapere che devo dire sabato alla manifestazione. Allora... che devo dire sabato alla manifestazione, dice beh, allora ti richiamo fra 20 minuti, mi richiama, dice senti puoi venire domani a Roma per incontrare il gruppo a Montecitorio e così vediamo, dico certo che posso venire, il giorno dopo mi metto in treno, un'ora forse prima di arrivare a Roma mi chiama di nuovo questo Villa Rosa, dice senti potremmo vederci prima al bar, mi ricordo, al bar Giolitti. Ah, forse me l'avevi raccontata. Vediamo se è il bar Giolitti. Arriviamo lì e si presenta lui e questo Calpesco, che è un altro deputato, questi visibili deputati del 5 Stelle. E dico, scusa, ma com'è che siamo stati degradati da un incontro a Montecitorio con il gruppo ad un incontro al bar con te e quest'altro qui? E dico, potevamo parlare al telefono, non c'era bisogno. No, ma sai, ma qui, ma lì, via, si mette a spiegarmi il signoraggio. Finché io mi scoccio e gli dico, senti, lascia stare. Dico, dimmi che... No, ma sai, tu potresti qui, lì. Allora io gli dico, sto a sentire per un po', ho detto, guarda, che se avessi voluto vendermi a qualcuno, mi vendevo a Berlusconi nel 94, quando ero deputato di Forza Italia, almeno aveva di che pagarmi. Mi vendo a voi che manco ce l'avete, di che fini che vi devo pagare io a voi, dico, mamma. Allora poi lì il discorso si è fatto altro. Ragazzi, vi ricordo che Marra è napoletano proprio doc. No, io sono San Giovannese. Ah, scusami, San Giovannese. Sono vissuto a Napoli tutta la vita, San Giovannese. Ma io sono rimasto di San Giovanni in fiore in testa. Senti, dato che stiamo scherzando, Gino, che stiamo un po' smorzando la tensione, io volevo dirti questo, oggi nel mio profilo, finché è aperto non me lo chiudono, ho postato l'intervista che Vittorio Sgarbi ti ha fatto qualche tempo fa, non so se l'hai vista, e Sgarbi ti punzecchiava, no? Volevo chiederti, dato che io e te avevamo litigato, come capita fra tanti in Italia che ci si capisce male, abbiamo fatto pace, noi abbiamo dimostrato che si può andare oltre la causa, guardare l'obiettivo che è comune non solo a te ma anche a tantissimi combattenti in Italia, penso, no? Perché non parli con Vittorio, gli dici che dal 6 noi siamo alla procura, Vittorio Sgarbi,
viene a darci la mano lui, vengono tutti quelli che stanno combattendo per la sovranità monetaria senza signoraggio bancario, anche se ognuno ha le sue ricette e sappiamo benissimo. Riusciamo a fare un appello comune, firmarlo tutti quanti, questi capipopoli del cavolo? E invitarli tutti con la tua denuncia in mano ad andare, chi non può venire a Roma, nelle procure d'Italia e andare a presidiare le procure. Noi lo diciamo, Mara, lo sai, da marzo, quando siamo scesi per lo sciopero fiscale, stiamo portando avanti questa tua battaglia, questa tua denuncia che adesso leggeremo tutta. Cosa ne pensi, Mara, di questo appello? Penso che gli appelli in questo senso sono finora caduti nel nulla, perché tu nel momento in cui fai parte del sistema televisivo, poi certe cose le puoi dire e molte altre no. E Certo. quindi questo è il punto, insomma, capito? Una volta mia figlia piccola, che ora ha 23 anni, allora ne aveva 12, mi ha detto: Babbo, ma com'è che quando vedi ogni volta che vedi qualcuno in televisione ne parli male? Se non sarai mica geloso. Io ho detto: no, Caverì, non sono geloso, il problema è che se li vedi lì è perché non sono buoni, che sennò non te li farebbero vedere. Perché questo è il punto, Certo, che c'è Gino. una selezione bestiale Però la gente. cerchiamo di unire un po' tutti coloro che in Italia combattono, anche da parte nostra, come pagina noi abbiamo dato spazio, lo sai, ad Arturo Navone, abbiamo fatto parlare tantissime persone e c'ho il cellulare scarico, mi Ma senti? Ecco, noi dell'NPL. andata giù, mannaggia, aspetta che ti richiamo, ma mamma mia, il cellulare scarico, ragazzi, questa volta è colpa di mio figlio che mi ha dato il cellulare scarico. Ragazzi, questo è il bello della diretta, eh. Noi non abbiamo nessuno che ci finanzia. Un attimo, ragazzi. Gino, se mi senti, aspetta che ti richiamo, va. Si è staccato pure il filo. Ecco qua, ragazzi. Purtroppo non c'è lo stacchetto pubblicitario. Ah, Santa Maria. Adesso iniziamo a leggere la denuncia, un po' lunghina, ma la leggiamo tutta, ragazzi. Così questo video rimane. Proviamo a richiamare Gino. Allora, aspettiamo che stia accendendo il cellulare. Allora, non c'è la velina, ragazzi, non c'è Mimmo Greco che parla di Vespa, non c'è Sergio che ci canta una canzone. Ah, c'è una cosa che adesso vi devo dire. Abbiamo scoperto che la Paola Matrella, che è la responsabile dell'Abruzzo, nonché vice portavoce nazionale, cioè quando io dico una cavolata, lei aggiusta il tiro. Abbiamo scoperto che la Paola Matrella è una cantante lirica, ragazzi, è una cantante lirica, è un'insegnante, si è messa a cantare, ad intonare Fratelli d'Italia durante l'assemblea a Bologna. Grande Paola. Allora Paola, facciamo così. Il 6 mattina, quando la Procura di Roma apre i battenti, ti vogliamo in prima fila e intoni Fratelli d'Italia, va bene? Ok? Noi abbiamo anche queste primizie. Allora, vediamo un po' se il cellulare è ripartito. Ok, si è acceso. Allora, io spero che voi abbiate già stampato la denuncia e se ce l'avete sotto mano, se ce l'avete sotto mano, la leggiamo insieme. Sappiate che dovete stamparvela in duplice copia, innanzitutto. Allora, vediamo un attimo di richiamarlo. Stamparla in duplice copia e portarla a Roma. Per chi magari non ha la stampante o non lo può fare, il 6 mattina davanti lì nella procura ci sarà qualche tipografo con la chiavetta, le stampiamo, ragazzi. Allora, un attimo, ti sto chiamando dal cellulare, un attimo Gino che è andata giù la linea. Allora, vediamo se riparte. Mari, puoi venire un secondo? Eccolo qua. Allora, me l'ha pure avvisato prima di darmi il cellulare. No, è ripartito, non riuscivo a farlo partire. Allora, il bello è che mi ha avvisato il mio figlio che era scarico. Lui lo usa per giocare. Allora, guarda un attimo se riesci a ritornare su, perché non sono capace. Allora, va bene questo stacchetto, ragazzi, così abbiamo smorzato un po' la serata. Fai l'ultimo numero, da qua, da qua, da qua, da qua. Ecco, fai l'ultimo numero, un po', sì. Allora, abbiamo detto che le denunce sono 14, il microfono, sono 14 pagine. Allora, sono 14 pagine. Consta di 4 capitoli.
Vediamo se risponde. E Gino, scusami, eh? E avevo il cellulare scarico, adesso l'ho messo in carica. Allora, senti, se sei d'accordo, inizio a leggere il primo capitolo. Sei d'accordo? Allora, iniziamo a leggere il primo capitolo. Capitolo numero 1. Le eventuali obiezioni in tema di signoraggio, sovranità monetaria, internazionale, eccetera. Tu, Gino, quando vuoi intervenire, mi blocchi, va bene? Va bene. Ok. È dal 2007 che nelle citazioni dei miei clienti contro le banche chiedo quale domanda principale che il giudice dichiari non dovuto alcunché alla banca, stante il signoraggio ed uso per motivare la richiesta, gli argomenti di cui a questa denuncia, traendoli integralmente dal mio documento in materia del 1 gennaio del 2007. Citazione in cui solo in subordine chiedo restituirsi quanto indebitamente trattenuto dalle banche per anatocismo, commissione di massimo scoperto, accredito tardivo della valuta, usura, eccetera. Domanda principale sul signoraggio fin qui mai accolta, benché sia forse servita a causare nei giudicanti un qualche senso di colpa che potrebbe averli resi più aperte le domande subordinate. Ho pertanto avuto modo di leggere nelle memorie difensive delle banche, oltre che nelle sentenze, le obiezioni dei principali avvocati italiani, senza mai leggervi nulla che abbia reso necessaria alcuna modifica di quanto scritto in quel documento. Documento del 1 gennaio del 2007, scaricabile da www.signoraggio.it, che ho invece modificato molte volte per semplificarlo ed abbreviarlo fino a ridurlo ad una sola pagina. Perché il signoraggio, salvo le sue imperscrutabili valenze psichiatriche di massa, è più difficile da credere che da capire. Al punto che, anziché scriverci un libro, come qualche amico editore insiste a chiedermi, cercherei di ridurre il documento a mezza pagina. Signoraggio del quale ho definito un aspetto, ritengo indispensabile, per capirlo realmente, cioè l'inveramento del denaro. Gino, vuoi aggiungere qualcosa al primo capitolo? Voglio aggiungere, voglio ridire una cosa, Sì. quindi una che le mie, come dire, tesi in materia di signoraggio sono delle tesi ampiamente collaudate perché c'è stato questo scontro giudiziario, no? Certo. Con le difese delle banche, insomma, il signoraggio è proprio quello. E poi la questione dell'inveramento che è cruciale. Perché se non si capisce l'inveramento non si può capire il signoraggio. E io però, piuttosto che spiegarlo, rinvierei a questo documento in una sola pagina che sta su signoraggio.it blog, Sì. dove lo si può leggere in 5 minuti, in 10 minuti e Va ci bene. si rende conto di che cos'è l'inveramento. Va bene, ti ringrazio. Posso andare avanti? Sì. Allora, capitolo 2. Le chirurgie assolutorie, ovvero incostituzionalità, stante l'ormai pacifica e conclamata vastità della corruzione dei giudici, dell'articolo 1 del CCP, laddove non prevede un sistema di controllo preventivo della loro onestà e della loro terzietà rispetto alle singole cause, mediante un questionario autocertificativo periodico controllato da un apposito organismo. E questo, ragazzi, è un capitolo bello pesantino, ascoltatelo bene perché è interessantissimo. Il rischio nelle denunce relative a crimini in cui siano coinvolti poteri che notoriamente governano anche la magistratura e che divengano l'occasione per realizzare chirurgie assolutorie atte a ricostruire per via giudiziaria gli meni della più improbabile verginità. È pacifica, infatti, per ammissione degli stessi, pagina 2, degli stessi massimi rappresentanti della magistratura, l'esigenza di un grave problema morale in ambito anche giudiziario. Né potrebbe essere diversamente, non potendosi certo dubitare che la generale corruzione non possa che essere basata, o non potrebbe sussistere, sulla corruzione degli stessi giudici. Cioè, ragazzi, sono parole forti queste.
Una corruzione materiale della grande maggioranza dei giudici, aggravata da una collusione culturale categoriale alla quale i pur numerosi magistrati che fanno eccezione non riescono a porre alcun rimedio, quantomeno in relazione ai grandi crimini dei poteri, la cui perpetrazione inconfutabile continui ininterrotta ed indisturbata da sempre. Né varrebbe l'obiezione di un'impossibilità per la magistratura di fronteggiare l'enorme lavoro di perseguire lo spaventoso intreccio di crimini in cui si è convertita la vita del paese, perché la soluzione è così semplice da non sfuggire a nessuno. Gino, interrompimi quando vuoi, eh? Basterebbe infatti ovviamente perseguire i principali 10 o 20 crimini nazionali, a partire dal signoraggio, per causare la fine della stragrande maggioranza degli altri, come con dei pesci che, toltagli l'acqua, continuerebbero a dibattersi solo per poco. Un'amplissima corruzione giudiziaria che rende palese l'incostituzionalità dell'articolo 1 del CPP, per contrasto con pressoché tutta la Costituzione, a partire dall'articolo 111, parità delle parti, terzietà ed imparzialità del giudice, laddove non predispone mezzi per accertare, già dal momento dell'assegnazione delle cause e delle indagini, l'onestà in generale del pubblico ministero e del giudice, e l'effettiva sussistenza della loro terzietà ed imparzialità in relazione a ogni singola causa o indagine. Accertamento da farsi mediante il facile ed indolore sistema di istituire un adeguato questionario autocertificativo ed un corrispondente, anch'esso adeguato, sistema di continue e discrete verifiche incrociate. Già in generale, infatti, data l'assoluta specialità della funzione dei magistrati, è un abuso non sia comunque previsto un sistema di garanzia. Abuso oggi però insopportabile, vista la situazione da presunzione iuris tantum della corruzione del magistrato e pertanto da inversione, non a suo carico ma a carico dello Stato, dell'onere di provare alle parti la sua onestà. Ragazzi, non so voi, ma io queste cose non le ho mai lette da nessuna parte, poi in una denuncia, mamma mia. Cioè io dico, sono così corrotti, Sì, sono parla. così corrotti Sì. che deve esserci la prova a carico dello Stato che il tuo giudice non lo è. Certo. Va bene, vado avanti. Un controllo preventivo dell'onestà, che, oltretutto, a fronte degli enormi vantaggi, avrebbe effetti limitativi nulli del diritto alla privatezza dei giudici. Nulli perché? Facendo mia un'espressione tipica loro, sarebbe una rinunzia a nulla quando nulla si avesse da nascondere, così come nella maniera più assoluta deve essere per questa specialissima categoria di cittadini. Siamo cioè di fronte ad un caso in cui il diritto dei cittadini alla garanzia dell'onestà del giudice richiede il dovere dei giudici di cedere parti insignificanti della loro privatezza. Dubbi sull'attendibilità del giudice, che in una vicenda come questa nascono già in relazione ai criteri per assegnarla, non sussistendo una legge che li fissi, ed essendo ovvio che in mancanza l'assegnare le cause a un giudice piuttosto che a un altro possa essere strumento di predeterminazione dell'esito. Avete capito? Denunzia questa che, non essendovi per ora rimedio alla mancanza di criteri obbligatorie, chiedo non sia assegnata in virtù di solo asseriti automatismi inesistenti in cause come queste a un giudice massone. Ne oso augurarmi filo bancario, che è come dire massone, o peggio, poco valoroso. Mamma mia, Gino, ma quando hai scritto questa denuncia cosa... Che spacciatore hai usato, Gino? Ma Dai, che stiamo scherzando, Gino. Eh? io scrivo sempre cose così, Gino, sto certamente. scherzando, ridiamo un po', dai. È roba buona, ragazzi. Allora, andiamo avanti. Aspetta, Gino, seguimi, dimmi se... Perché poi se io mi metto a parlare,
Mamma mia, che parole, ragazzi. Allora, siamo arrivati qua. Un giudice non massone, perché non è più accettabile l'esistenza dei giudici ed avvocati massoni, specie poi tra quelli di Stato, che, se non sono massoni, non possono allora che concordare le decisioni nel segreto della legge. Problema della corruzione giudiziaria, circa le cui soluzioni mi sono negli anni lungamente interrogato, giungendo alla fine a questa descritta. Perché stimolatavi dal trovarmi di fronte a cause in cui, per la loro gravità, il magistrato scelto, quand'anche onesto, e la statistica non conforta, arduamente potrebbe essere sereno. Per le sicure blandizie e o minacce di cui di certo ogni volta lo si accercherebbe, sempre che già a priori non sia stato scelto in funzione del fine di archiviare o di assolvere. Una causa questa in cui i rei hanno in pugno non solo il paese e la magistratura italiana, ma il mondo a partire dai mass media. Una drammatica corruzione dei giudici avverso la quale avevo in passato ipotizzato l'istituzione di tribunali fatti in parte di non giudici, come previsto dall'articolo 102 della C Costituzione. Questa non la sapevo. Una soluzione anche circa la quale ho sollevato più volte, fino in Cassazione, un mai accolto dubbio di costituzionalità dell'articolo 1 del CPC, non disponendo esso che i giudici non debbano giudicarsi tra di loro. Una soluzione da perseguire anch'essa, ma insufficiente. Ecco così che ad un migliore riflessione sono giunto alla conclusione della necessità di detto sistema di dettagliata autocertificazione dei giudici e di non meno accurata verifica ad opera di un organo composto da soggetti terzi. Detto quindi che, in caso di rimessione alla Corte Costituzionale, pagina 3, si chiede una decisione ad horas della questione di costituzionalità, finché fin l'ultimo dei cittadini ha diritto di urlare il suo sdegno per l'inverecondia della politicità della Corte e per le sue sentenze o condizionate o pronunziate con calma, affinché le leggi illegittime possano vigere finché occorre. O anche tra una pronunzia di incostituzionalità e l'altra, si eccepisce pertanto la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'articolo 1 del CPP, laddove, stante la diffusa e conclamata corruzione giudiziaria, ed anche a prescindere da essa, perché il controllo di garanzia è in ogni caso dovuto. Non tiene conto della necessità di accertare mediante strumenti adeguati l'onestà del giudice ed è perciò in contrasto con tutti gli articoli della Costituzione, facendo venir meno in generale la possibilità di corretto esercizio della funzione dell'autorità giudiziaria ed in particolare con i seguenti articoli. Seguono 30 articoli della Costituzione. Gino, se sei d'accordo, io non li leggo tutti. Fai un po' te un attimo una sintesi degli articoli senza leggerli tutti. Quali articoli della Costituzione principali hai citato? Ora non me li ricordo. Ne vedi tu qualcuno più suggestivo? Articolo 1, articolo 2, articolo 3, articolo 7, articolo 9, articolo 10, articolo 13, 18, 24, 32. Diciamo che la Costituzione se la mettono sotto ai piedi i giudici della Corte Costituzionale, tutta quanta. Avete sentito? E Ridillo, quindi ridillo, Giro, ridillo. sì, la Costituzione, i giudici della Corte Costituzionale se la mettono sotto ai piedi. Avete capito, Ora, ragazzi? meglio non allungare troppo perché già insomma, la lettura qui è Va lunga, bene, non ma importa, non insomma importa, non siamo importa. sempre lì, il problema è sempre l'autorità giudiziaria. La Corte Costituzionale è una corte indegna, che fa mille giochi, Sappiamo, fa sappiamo. durare le cause, perché tu per esempio ti fanno una legge incostituzionale, no? Che te la dichiarano l'incostituzionalità fra 3-4 anni quando hanno fatto quello che ti è parso e piaciuto, Esatto. ma a che serve? Esatto. A parte poi che quando non gli piace a loro non le dichiarano l'incostituzionalità, è una corte di una parzialità estrema,
Ma il problema è che tutta la magistratura è così, altrimenti non saremmo quello che siamo. È vero. Cioè, se l'organo di controllo controllasse, no? Esatto. Ma come ci sarebbe tutta questa illegalità? Quel bugiardo, quell'ipocrita di Sanito, no? Che io sono in un'antipatia particolare, quando dice che i processi sono tantissimi, avete capito che dico io all'inizio della denuncia? Basta fare i primi 10 in ordine di gravità e tutto il resto del sistema criminale crolla. Ma io non mi riferisco alla mafia, alla Camorra, ma chi pensa a questi quattro scellerati? Io mi riferisco alla criminalità della cupola bancaria. Vero. Pensate un poco in tema di tribunali, ve ne dico una sola. Sì. La Corte Europea, sapete qual è il vero organo di governo? Non solo dell'Unione Europea, ma dei 47 paesi che fanno parte della Convenzione Europea, e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, cosiddetta, io la chiamo Cosca Europea dei Diritti dell'Uomo. Questa Cosca, detta Corte, è una Corte fatta da 47 giudici, sì, che secondo loro decidono le sentenze di 47 paesi, o passano le sentenze, mamma, perché le fanno i governi in combutta con i funzionari delle cancellerie dei singoli paesi, e attraverso questa Corte, le cui sentenze prevalgono sulle sentenze anche delle corti costituzionali dei singoli paesi e sulle leggi dei singoli paesi, che questi dirigono il mondo. Ed è una Corte furbissima, che sulle stupidaggini gli omosessuali, che ne so, tocchi il sedere a qualcuno, tutte cose, loro sono sempre in prima linea. Ma quando si tratta poi invece delle cose tremende, di quelle per il dominio della società umana, lì sono sempre schierati dalla parte sbagliata. Cioè, a dire, il problema vero è la magistratura italiana per l'Italia, quella della Corte Europea, cioè è l'organo di controllo. Del resto, dicevo io, nel 94, dicevo, ma se la giustizia che controlla fosse buona, quella controllata come farebbe a fare schifo fino a questo punto? Vero. È chiaro, no? Vero. È ovvio. Cioè, voglio dire, se ragazzi, hai il bastone, fai bravo, se invece non ce l'hai il bastone, fai quello che ti pare. Cioè, il problema è che noi stiamo morendo, soffocati nell'illegalità, perché la magistratura fa finta di essere tutta sudata a fare le cause convenzionali, ma poi invece non fa quelle cruciali. Ne abbiamo parlato una sera, Gino, scusa se ti interrompo, ne abbiamo parlato una diretta, che parlavamo della magistratura delle leggi, che in Italia ci sono 180.000 leggi, contro la Francia che ne ha, mi pare, 7.000 e la Germania 5.000. Sì, vabbè, ma non è questo, perché... E come non è questo? Questi fanno tutti i giorni, fanno processi che si ripetono, cioè questo non si può, capisci, avere 10 anni dopo la giustizia, ragazzi. Che loro non vogliono velocizzare la giustizia, perché appunto la giustizia farebbe scomparire le cause, perché se tu sai che ti arriva una sentenza addosso se commetti una violazione dopo una settimana, esatto, ovviamente la violazione non la commetti, parlando del civile. Il penale marginale non la fai la violazione. Invece, se tu te ne puoi infischiare, ma questo a favore di chi la fanno questa cosa di far durare le cause all'infinito? Delle banche, delle assicurazioni, certo, della pubblica amministrazione, degli avvocati anche. Ma guarda che non a caso gli avvocati non mi hanno mai sostenuto. Lo so. Lo sappiamo. Perché loro sanno che una giustizia come quella che intendo io ridurrebbe le cause a nulla. E siccome siamo 300.000 e tutti hanno famiglia, ecco che allora, eccetera, eccetera. Quindi qui di casuale non c'è niente, è tutto ben combinato, ed il massimo responsabile non è la politica, perché qui non è che manchino le leggi contro il crimine, contro i signoracci, ci sono e come, ma se chi le deve applicare non le applica, giustamente il criminale continua a commettere i suoi crimini senza problemi. Certo. Va bene, procediamo.
Allora, andiamo avanti, ragazzi. Allora, questa sera, allora, se voi avete conosciuto Mimmo Greco, calabrese, due, tre peperoncini piccanti, se li mangia, ma qua Mara, quanti peperoncini piccanti hai mangiato prima della trasmissione, Gino? Ma io scrivo sempre così da 44 anni. Lo so, stiamo scherzando, Gino, dai. Sono loro che sono abituati ad ingoiare ospiti di qualsiasi genere, chiaro, ci mettono la cioccolata, la vasellina, blu, e ingoiano. Chiama Vittorio, digli di venire a trovarci anche, e anche te, Gino, ti aspettiamo il 6, mi raccomando, vieni che ti diamo il megafono, quello proprio quello storico nostro, lo rivolgiamo verso la stanza, l'ufficio di Pignatone, ci diamo proprio un bel messaggio, eh? Pignatone tiene il cerume nelle orecchie, Tiene il cerume. lui Va bene, capisce andiamo benissimo. avanti, dai. Allora, quindi hai fatto l'elenco degli articoli della Costituzione, ce ne sono 30, ha citato nella denuncia, sono 30 articoli della Costituzione. Così andiamo alla pagina Due lati, due lati, bravissimo, arriviamo all'ultima. due lati. No, ho detto violati, 30 articoli Ah, violati. violati, sì, ok. Allora, e poi una probabilità così alta, quella che sia corrotto anche il tuo giudice, che tacerne sarebbe imperizia difensiva, perché equivarrebbe a dare all'eventuale corruzione il vantaggio di potersi esplicare in libertà, vanificando così tutto quant'altro sosterresti. Perché se in certi tipi di cause, quelle che contano, il nemico da battere è spesso proprio il giudice, è contro lui che debbono innanzitutto volgersi gli sforzi di un difensore valoroso. Cause che contano perché molti magistrati, per circondarsi di un'aura di onestà da sfruttare quando valga la pena, praticano l'onestà quando vi sia poco da ambire. Ma una parte, attrice o convenuta che sia, potente e scaltra, sa cosa fare e sa che statisticamente è facile che il suo giudice sia tra i dediti all'attesa di buona occasione per vendersi. Corruzione dalla quale quindi sacrosanto ed onorevole difendersi, cominciando dall'insorgere contro il primo degli abusi, imporci di tacerne nonostante sia notoria. Una drammatica situazione in cui, fin quando non sarà istituito l'indispensabile sistema di controllo dell'onestà dei giudici di cui ho detto, chi abbia a cuore la dignità dovrà da sé, e se vede i segni della corruzione, affrontare il giudice della sua causa con tutta la veemenza di cui è capace. Non direi denunciandolo penalmente, perché è noto che molti pubblici ministeri fanno delle denunce ciò che vogliono, ma promuovendo, non appena sussistano i presupposti, cause civile per danni contro il Ministero della Giustizia. Impegnandosi altresì, così mi impegno io ai fini di buon esempio, ove occorra a proseguire nello stesso modo contro gli ulteriori giudici ai quali venissero affidati giudizi, finché non se ne trovi uno onesto o finché una nuova politica non li costringa tutti all'onestà con il sistema di controllo che ho proposto. Né mi sfugge che quella alla quale mi accingo non è una causa, ma è una lotta. Un attimo solo in linea, ho ripreso la diretta. Allora, è successo un altro casino qua. Mari, mi senti? Allora, un attimo, Gino in linea. Allora, pasticcio qua. Se va giù la linea, Gino, ti richiamo. E mi serve l'altro cavo, guarda. E no, perché dovete sapere, che la gente non lo sa, le dirette Facebook, Gino, succhiano un casino di batteria, che il cellulare era all'80% e siamo già scarichi. Adesso lo ricarichiamo o mi ricarichi questo qua? Guarda, mettimi questo qua. Allora, dove siamo arrivati qua? Venissero una nuova politica. Ok, allora. Com'è? Questa è una cosa molto importante sulla quale vorrei dire Prego, prego. Fai. E vuoi che finisco? sì. Allora, né mi sfugge che quella alla quale mi accingo non è una causa, ma una lotta contro un mostro che ha ben più delle sette teste dell'idra erculea, perché il mostro dell'odierna corruzione
teste ne ha centinaia di milioni, essendo radicato nelle coscienze anche degli onesti. Anche nelle coscienze degli onesti, perché vige ormai la cultura dell'abiezione e, volenti o nolenti, bisogna in qualche modo aderirvi, sia pure solo nel senso di organizzarsi per non doverla troppo subire, perché la mediazione culturale avviene all'interno di un rapporto di scontro sociale divenuto così violento che essere liberi ribellandosi alla cultura, come feci io nella primavera del 1984, diverrà possibile solo da ora che la catastrofe climatica sta per costringerci, per la prima volta nella storia dell'umanità, all'intelligenza. Questo è il capitolo 2. Gino, dici pure te, aspetta che tolgo le cuffie, dici pure te, prego. Questa cosa delle azioni di risarcimento danni contro non il giudice ma Sì. contro il Ministero della Giustizia, Sì, ho letto, sì. che è molto importante Sì. perché, ma anche contro la pubblica amministrazione per le violazioni dei pubblici dipendenti. Perché c'è una norma che è il 2043 del codice civile, che è una Sì. norma semplicissima, che dice che se taluno commette contro di te una violazione di tipo doloso o colposo, tu puoi agire per il risarcimento dei danni. Ora, se questo qualcuno è un pubblico impiegato, tu senza pensarlo proprio pubblico impiegato, fai causa al suo datore di lavoro, cioè al ministero, al comune, all'ente di appartenenza. Ed io ho fatto in questo senso una causa per 343 milioni che Ammazza. pende contro il Ministero della Giustizia, che ho accusato di aver falsificato in combutta con funzionari Aspettare che si scrivano, che gli altri devono uscire dall'altra diretta, capito Gino? Aspettiamo un attimo in linea, vediamo chi si ricollega. Ah, Santa Maria. E questi sono i limiti di Facebook, guarda. Purtroppo Facebook lo fa. Ecco, adesso sta già arrivando qualcuno. Allora, continua pure, Gino. Tanto poi chi guarda la seconda parte riprende dove hai terminato prima. Vai pure avanti, Gino. vabbè, continua a leggere, se no diventa poi troppo lungo, Sì. insomma, continua a leggere. Allora, aspetta che abbiamo. Eccoci, la denuncia la possono ritrovare, capite? Magari approfondirla, Sì, invece i quello nostri sicuramente. discorsi. No, no, ma i nostri l'hanno già stampata perché poi se la portano a Roma. Allora, ecco Laura, se mi senti, se mi vedi anche paride, andate un attimo nell'altra diretta, commentate di venire nella nuova diretta e di aggiornare la pagina perché era andata via la connessione all'improvviso. Siamo sempre al telefono, ricordo a tutti, con l'avvocato Alfonso Luigi Marra, che è l'autore della denuncia contro i banchieri e il signoraggio bancario. Nella prima parte c'è un'introduzione dell'avvocato e abbiamo iniziato a leggere le prime 5 pagine, diciamo Gino, che sono i 2 capitoli, giusto? Che fanno da cappella alla denuncia. Adesso andiamo avanti, ragazzi, la serata è lunga, ve l'avevo detto. Allora, capitolo numero 3. Aspetta che mi metto le cuffie così poi dopo te lo passo, Gino. Tu Gino mi interrompi quando vuoi, mi chiedi la parola, tanto sei in viva voce ti sentiamo. Va Allora, bene, va bene. capitolo 3. La vicenda del signoraggio. Dal 1 gennaio 2007, la grave responsabilità penale, oltre che morale, di ambiti deviati per gli anni di ritardo nell'affrontarlo. Devo, anche per tuziorismo, aggiungere questo capitolo, per sgombrare il campo in tema di signoraggio e di moneta da alcuni mantra dolorosamente creati e diffusi nell'interesse delle banche da occulte menti raffinate, per confondere l'opinione pubblica e dirottarla sul binario morto della rivoluzione per non cambiare. Mantra di tipo populistico,
anzi popolinistico, praticamente plebeo, perché purtroppo la società, salvo l'eccezione di un'esigua e marginata minoranza, anziché conquistare una sempre maggiore dignità che aveva divenendo trasversalmente dai diseredati ai vertici delle caste, dagli avvocati ai magistrati, dagli intellettuali agli scienziati, dai padroni del mondo ai loro lacchè, una nuova, informe, sempre più invereconda plebe. Una plebe commoventemente disperata, dolente, tuttavia irriducibilmente viziosa, untuosa, irriguardosa, mostruosamente compiaciuta della sua abdicazione culturale. Una plebe mantra che non possono certo confondere il pubblico ministero o il giudice, né implicano dubbi sull'illiceità dell'articolata fenomologia detta signoraggio, ma sono stati sfruttati per rallentare ed indebolire, sottraendole consenso, la lotta per la confisca delle quote private delle banche d'Italia e della BCE. Ritardi gravissimi che ho il dovere di denunciare per ragioni pubbliche, tanto più che configurano reati. Reati di cui è arduo si riesca a individuare i mandanti e di cui sarebbe forse più facile individuare gli esecutori, che però rilevano poco e sono tali da non consentire, dal punto di vista dell'elemento psicologico dei reati, di misurare se il loro abbia giocato più l'ingenuità, la stupidità, l'opportunismo o la delinquenzialità. Non per negligenza, infatti, ma per le troppe difficoltà frappostemi, non ho potuto procedere già da anni ad una manifestazione di protesta contro la magistratura per l'omessa confisca e presentare una denuncia come questa. Una lotta, armato solo nelle mie carte, contro mostri ubiquitari, impalpabili, inafferrabili, ogni cui cellula è un uomo o una donna in carne ed ossa, punto nel vivo di quelli che ritiene erroneamente essere i suoi interessi di fondo. Solo nell'estate 2015, ad esempio, dalla ricostruzione dei fatti e circostanze appresi via via, con molto ritardo, sono riuscito a capire a fondo e fissare in un documento questa azione diversiva usata per carpirne la buona fede popolare. Allora, qua si è staccato un attimo di nuovo il cellulare. Mamma mia, ragazzi. Ok. Fu subito chiaro, in sostanza, dal 2007, che ai fini della confisca non occorreva che un nuovo DiPietro che la chiedesse e un giudice che la disponesse. In dettaglio occorreva semplicemente a il sequestro, poi confisca, poi esproprio delle quote private della Banca d'Italia, che avrebbe comportato l'esproprio anche di quel 15% circa di sua proprietà della BCE. B. Il sequestro, poi confisca, poi esproprio delle quote private della BCE. Più complesso, ma la nostra magistratura sa sempre come raggiungere dei legittimi obiettivi, ma parimenti legittimo di fronte ai suoi straordinari crimini in danno anche all'Italia, dell'Italia. In ogni caso, il perseguimento ed ogni altro provvedimento connesso, derivato conseguente dei molti reati comuni commessi da esponenti della BCE, anche in Italia e o con gli italiani, in regime di associazione mafiosa o non, in ambito monetario, governativo e legislativo. Ma al di fuori dell'ambito di applicabilità dei privilegi dell'immunità di cui l'articolo 40 del protocollo dello Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali della BCE, che recita: la BCE beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari per l'assolvimento dei propri compiti. Mamma mia. Punto 4. La repressione del falso bilancio. Più che falso in bilancio,
configurato da riscriversi al passivo, il denaro creato dal nulla, in sede primaria dalle banche centrali ed in sede secondaria dalle banche di credito, per poi pareggiare iscrivendosi all'attivo i corrispettivi, nonché il sequestro, confisca e esproprio dei suoi illeciti proventi. L'arresto in Italia ed in Europa, nel contesto bancario, governativo ed in generale istituzionali, dei responsabili apicali di detti reati. Mamma mia, ragazzi, avete capito? Pubblici ministeri e giudici coraggiosi e determinati che sarebbero emersi a iosa se non si fosse riusciti a fermare la diffusione e l'omologazione sociale di queste tesi. Per cui, inizio subito, detto fatto, alle banche non mancano certo gli uomini e i mezzi, il varo dei diversivi. Provvedimenti giudiziari semplici, quelli che chiedevo, ma che avrebbero fatto esplodere quel confronto sociale che avrebbe poi travolto dall'interno l'intero sistema signoraggistico ed avrebbero consentito all'Europa, agli Stati Uniti, al mondo di appropriarsi delle loro monete, strappandole dalle mani dei privati proprietari delle banche centrali, oltre che di credito. I soli Rothschild e Rockefeller controllano non molto meno di un migliaio di banche centrali e non, tra cui le principali, entità che comprano e vendono come fossero merci governi, trattati internazionali, costituzioni, leggi ordinarie e magistrature. Perché il sistema signoraggistico vige ovunque, anche là dove le banche sono pubbliche, vigendo comunque ovunque il descritto falso in bilancio, attraverso il quale le cosche che stanno dietro le banche si appropriano a scapito dei loro stessi azionisti, vedi meglio di seguito, dei proventi del signoraggio riciclandoli attraverso sistemi che solo una magistratura molto specializzata potrà veramente sviscerare, una volta che, armata dei simboli dei suoi poteri, sarà entrata nelle banche centrali e non, e ne avrà desecretato gli arcani. Arcani irrisolti anche in relazione a paesi come l'Islanda, che parrebbe essersi liberata dal signoraggio, perché se ne sa quel che vogliono i media e l'approfondimento dell'informazione non consente una vera comprensione di alcunché, senza contare la modesta dimensione di quel paese. Nacque pertanto, dicevo, l'esigenza di una potente azione diversiva attraverso due strategie che dirottassero l'una l'ambito nazionale e l'altro il ristretto ambito anticomplottistico. In ambito nazionale si ebbe ciò il lancio della cultura dell'uscita dall'euro e della conquista della sovranità nazionale mediante il ritorno alla lira, ipotesi resa popolare dai media appunto perché temporalmente remota e fattualmente improbabile. Senza contare che il problema non è l'euro, ma l'essere esso di proprietà privata, che tornare alla lira sarebbe inutile se la Banca d'Italia rimanesse privata. L'abbiamo già detto anche noi tantissime volte, bisogna statalizzare la Banca d'Italia e che la confisca anche solo della Banca d'Italia determinerà effetti che travolgeranno completamente, oltre a molte altre cose perniciose, anche certo vacuo almanaccare. Almanaccare perché occorre sì la sovranità monetaria, ma non nazionale, bensì internazionale, e da realizzarsi mediante il sequestro, confisca ed infine esproprio della BCE e l'acquisizione della proprietà dell'euro da parte dei popoli europei e per essi degli stati. Vacuo almanaccare che in ambito anticomplottistico si arricchì anche di altri temi funzionali a creare dei contraltari alle mie tesi. Contraltari creati strumentalizzando non le buone teorie, bensì alcune mistificazioni di certe affermazioni meno felici in campito monetario del precursore della lotta al signoraggio.
un illustre pensatore, un gentiluomo, un professore, preside della facoltà di giurisprudenza di Teramo. Pagina 7. Un uomo ha dedicato la vita allo sforzo di combattere il signoraggio bancario. Il professor Giacinto Auriti, già autore tra l'altro di una denuncia contro di esso ben nel 1993. Un attimo che vediamo se riusciamo a recuperare la chiamata, perché qua stasera con questi cellulari. Mari, se mi senti per favore, vieni un secondo, mi date un altro cellulare per favore, che questo è proprio andato stasera. O il cavo o non so io che cavolo è. Mari, un attimo solo ragazzi, purtroppo noi non abbiamo molti mezzi. Vabbè. Ragazzi, non posso fare pausa. Aspettate un attimo, vediamo se si può fare pausa un attimo. Oddio, cosa ho schiacciato. Ma... eccoci qua. Mari, Mari, mi serve il cellulare per favore, il tuo? Allora, scusatemi, eh. Allora, eravamo, così lo richiamiamo, mi devi, non carica, non lo so cosa succede, se me lo riaccendi, dentro c'è il numero di Mara, me lo chiami dal tuo, perché è la seconda volta che mi cade, guarda, questo filo non funziona. Allora, Gino, se mi senti adesso ti richiamiamo dall'altro cellulare. Lo so, è il filo proprio che non funziona. Andiamo avanti. Allora, menti contorte che, sfruttando il fatto che Auriti era molto religioso e vicino ai gesuiti, oltre che a rati, piccoli corrispettivi, sprazzi di visibilità, modesti sostegni, stemporanei riconoscimenti, insignificanti partecipazioni per fare degli attivisti, alcuni in buona fede, altri no, delle loro mistificazioni. Attivisti molto sinceri, altri meno, che si fecero così inconsapevolmente carico di una progettualità filobancaria che in realtà non apparteneva. Eccola qua, ragazzi, siamo ritornati. Allora, Gino, sei qua? Ragazzi, è così. Allora, abbiamo cambiato telefono. No, devi togliere la diretta, Gino, se no sentiamo il ritorno di voce. Sentiamo il ritorno di voce. Eccoci qua. Allora, noi siamo andati avanti con la lettura. Non so se tu sei riuscito a seguirci. Sì, ti ho seguito. Vuoi aggiungere qualcosa qua su Auriti o vado avanti? Auriti è il precursore di questa lotta. Sì. Un uomo, un gentiluomo, eccetera, eccetera. Però Auriti ha commesso alcuni errori che sono molto gravi e che sono stati utilizzati, sì, dalle menti sottili che ho detto prima per creare un'enorme confusione, perché in Auriti, per cominciare, non c'è la questione dell'inveramento, c'è quest'altra assurdità che il denaro, dicono questi qui, è di proprietà del cittadino al momento dell'emissione, totalmente falso, il denaro è di proprietà di coloro che hanno dei diritti verso di essi, pensionati, ed è poi di coloro che lo pagano con dei corrispettivi, cioè a dire con il lavoro, con i beni, quindi lo Stato che siamo noi, sì, anche se poi lo Stato è divenuto un'entità criminale, ma questo è un altro capitolo, certo, lo Stato che è la collettività, è l'organo di rappresentanza della collettività, e quindi eroga il denaro in cambio di corrispettivi, beni, servizi, prestazioni o diritti. Quindi il denaro non nasce di proprietà del cittadino, ma nasce di proprietà della collettività dei cittadini per poi essere erogata a quei singoli che lo coprono, che offrono in cambio di questo denaro che ricevono dei corrispettivi. Certo. Però ora qui io non mi vorrei troppo addentrare, anche qui c'è un lunghissimo documento in cui io ho risposto punto per punto, sì, ma il fatto è che dietro queste persone ci sono ambienti gesuitici molto potenti, i quali mirano a far dirottare come sempre
le spinte al vero cambiamento sul binario morto della rivoluzione per non cambiare, e hanno introdotto un'enorme confusione in questa materia, che è alimentata dai cosiddetti auritiani, non quelli che in buona fede hanno aderito, ma da alcuni soggetti poi anonimi, perché questa scuola auritiana praticamente è un'associazione segreta. Ah. Li volevo citare. Poi va a finire che li cito per plagio, perché il plagio civile, secondo me l'abrogazione del plagio penale è illecita pure quella, comunque a parte questo. Mamma mia. Che serata ragazzi. Ma non ci sono. Lasciatemi fumare almeno, mi dicono di non fumare, Gino, ma come si fa a non fumare con te che ci dici ste cose? Io sto andando a fuoco, Gino. Comunque c'è un lunghissimo documento che è quello delle risposte punto per punto alle idiozie che dicono questi qui, che pure sta sul blog di signoraggio.it. Bisogna andare oltre Auriti, perché altrimenti non si viene fuori da questa confusione spaventosa che queste persone hanno deliberatamente creato. Vabbè, procediamo. Andiamo avanti. Allora, mi dicono di avvicinare il microfono. Ragazzi, questi sono i nostri mezzi, non è che abbiamo... Allora, Gino, se ci dai la mano ad aprire una stazione radio, almeno te dacci la mano. Io sono io sono un milionario di crediti, che però non mi vengono pagati. Ai ai ai. No, lo sappiamo che fai libri. Allora, ne approfitto, mentre che facciamo un attimo la pausa, che abbiamo il libro di Alessandro De Angelis, Codex Jesus. Gino, se poi ne vuoi una copia io te la porto, che il 4 sono a Roma, da lui facciamo una diretta da casa sua sul tema molto molto importante, eh? Ok, quindi chi non l'ha ancora comprato, compratelo ragazzi, perché qua la storia va riscritta. Va bene, allora, questa era la pubblicità, Gino. Gratis, naturalmente. Allora, andiamo avanti, ragazzi, con la denuncia. Abbiamo parlato degli auritiani, adesso andiamo avanti. Un'operazione, questa abbiamo detto, ok. Menti distorte che non sono così riuscite a creare un distorto auritismo che ha per anni frastornato il contesto e l'ambito culturale sviluppatasi dal 1 gennaio 2007 in base al mio documento e dal 2010 in base ai miei video. Signoraggio noto da sempre quantomeno alle banche, visto che da sempre lo praticano, salvo che per l'inveramento, di cui non ho trovato tracce nella letteratura precedente. Auriti che venne isolato perché rimaneva il precursore di una nobile guerra che nessuno voleva fargli vincere. Tant'è che nel giugno del 2004, 2 anni prima di morire, candidatosi alle europee proprio in nome di quella guerra, ottenne emblematicamente appena 873 voti. Fu infatti solo dal 2007 che iniziò l'opera diretta a trasformare in mantra alcune sue affermazioni scelte, non tra le più chiare, tra tutto quant'altro di importante ha scritto e detto. Un uomo auriti ed un argomento, il signoraggio, talmente oscurati che io stesso, dedito da 1980 ad una guerra senza quartiere contro le banche, nel 1987 ho costituito Fermiamo le banche. Non ne avevo mai sentito parlare. Solo nel luglio appresi stupefatto da un articolo di L'Espresso che era emerso dai bilanci delle banche di credito che la Banca d'Italia dovrebbe controllare che sono sue proprietarie, e capii che è di fatto una SPA tra privati, fintamente pubblica, strutturata in modo da poter prescindere dalle leggi. Pazzesco, mamma mia ragazzi, c'è quasi da non crederci, Gino. Argomenti che in quegli stessi giorni di luglio mi precipitai ad approfondire dopo una breve ricerca in internet da Euroschiavi, importante opera in tema di Marco Della Luna, che sarebbe poi divenuto un mio carissimo amico. Una privatezza incredibile di straordinaria gravità che connota tutte le banche centrali,
una privatezza occultata, criminale, fraudolenta che investe dei suoi nefasti effetti l'intera umanità sotto l'egida di magistrature che, a partire da quella italiana, sembrano spaccare per tutto quant'altro il capello, ma sono in realtà dedite, unitamente ai media e alla politica, ad una faraonica commedia funzionale a celare che sono al servizio della cupola bancaria. Un contesto globale di padroni di servi, in cui non si sa se stomacano di più le banche o le magistrature, i criminali o i traditori. Privatezza che, una volta emersa, anche la magistratura, così come i media, come la politica tutta, si è incredibilmente adoperata a far passare sotto silenzio, a banalizzare, ma che è uno straordinario crimine. Privatezza di cui compresi realmente le valenze solo una sera di fine dicembre 2006, quando, dopo che vi riflettevo da luglio, in seguito ad una lunga ed accesissima discussione con mio figlio Giulio, frutto del non potere lui rinunciare, per l'importanza della cosa chiarirmi, nonostante la crescenza sprezza delle mie risposte, un errore in cui ero in corso. Focalizzai, infine d'un tratto, l'errore e giunsi in quello stesso istante in un lampo intuitivo alla comprensione dell'inveramento. Fenomeno peraltro anch'esso così ovvio da non essere poi riuscito a spiegarmi come mai avessi impiegato tanto per decifrarlo. Finito dunque quei pochi giorni dopo il 1 gennaio 2007, il documento sul signoraggio ed iniziata nella divulgazione sia in internet che a partire da un volantinaggio dinanzi agli uffici giudiziari tutti di Roma e Napoli, la proseguì più in ogni dove attraverso alcuni milioni di copie cartacee, cominciando inoltre dal 2010 la divulgazione su scala internazionale in 9 lingue dei noti video costati quasi la vita ad una delle protagoniste per così screditarla. Video che inviai anche via email a mezzo milione di giornalisti di tutto il mondo nelle rispettive lingue. Divulgazione insieme alla quale iniziò crebbe via via, parallelamente anche l'operazione di enfatizzare le parti già dette dell'opera di Auriti. Un subdolo sforzo mirante ad inquinare, a confondere per conseguire l'esito di sostituire nell'immaginario collettivo la tesi della confisca con la tesi di una molto remota soluzione politica attraverso la a tacer d'altro ben inutile uscita dall'euro. Pagina 7, questa è la pagina 7, pagina 8 ragazzi, ve l'ho detto che stasera è una serata così, siamo quasi alla fine del terzo capitolo, Giro ci sei? Sì, sì. Ok, quando vuoi intervenire, diccelo. Va bene. Sì. Parti decontestualizzate dell'opera di Auriti, forse meno felici di altre, quelle divulgate con tanta ed enfasi, consistenti la prima nell'affermazione del valore indotto della moneta che, secondo alcuni anonimi, risibili docenti della scuola di studi auritiani, equivarrebbe all'inveramento del denaro per come io l'ho definito, e la seconda, nella tesi della proprietà della moneta da parte del portatore al momento della sua emissione. Docenti, in realtà apprendisti stregoni, senz'altro arte né parte, che quella di plagisti, delle mie tesi che per fini anche di lucro, avendo persino istituito dei corsi di auritismo a pagamento. Ah, quando ti metti in giro anche te sei terribile, eh? Inesattezze, forse decontestualizzazioni, perché non sono uno studioso di Auriti che costoro trasformarono in soluzioni civetta del problema monetario. Soluzioni civetta, tra le quali anche quella delle monete locali, che evidentemente anche secondo Auriti, visto che presentò la denuncia contro il signoraggio, hanno al limite una valenza provocatoria o di propaganda,
perché risolverebbero una parte infinitesimale del problema monetario globale, lasciando le centinaia di milioni di miliardi di euro, dollari ed altro nelle mani delle banche centrali e non. Errati argomenti di sedicenti auritiani, meglio descritti nel documento, anch'esso scaricabile da www.signoraggio.it, intitolato Pseudo-aurutismo plagista ed ispirazione bancario-massonica. Idiozia delle risposte punto per punto al mio documento sul signoraggio ed inveramento. Erroneità della tesi del valore indotto della moneta e della proprietà della moneta da parte del portatore al momento della sua emissione. Dei mantra psicoidi, perché il valore indotto della moneta sarebbe basato sulla certezza della sua accettazione per legge da parte dei cittadini. Come ci spiegano ufficialmente in atti della scuola riportata al punto 3b del mio documento. Un nonsense, perché l'accettazione è tanto implicita e pacifica quanto di per sé priva di rilievo pratico giuridico ai fini dell'inveramento, ed il denaro diviene invece vero, cioè si invera, non certo perché viene accettato dai cittadini. Saremmo tutti pronti ad accettarne vagonate, bensì perché viene coperto con il corrispettivo in ricchezza reale che chiunque, cittadino, persona giuridica, diverso Stato, eccetera, deve fornire allo Stato che lo emette, pensioni, indennità, eccetera, perché anche l'attuazione dei diritti costituisce ricchezza reale. Non sense che fa il paio con l'altro. Quello secondo il quale, per eliminare il signoraggio, occorre che la moneta sia di proprietà del portatore. Mi pare che sia interrotto. Com'è? Mi pare che sia interrotto. No. Prenderlo. Eccolo qua, siamo ritornati. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, siamo ritornati. Un attimo allora in linea, eh. Allora, ragazzi, una serata veramente di fuoco, eh. Ci siamo. Allora, siamo arrivati all'ultima fase qua, sì, un nonsense, anche perché, anche questo, perché la moneta non può essere di proprietà del portatore nel momento della sua emissione, ma può diventare di proprietà di un qualsivoglia soggetto solo dopo, ripeto, che lo Stato, avendola creata legittimamente dal nulla in nome, per conto e nell'interesse del popolo, gliela abbia erogata in cambio di un adeguato corrispettivo in ricchezza reale, con il quale quel soggetto gliela abbia pagata, coperta, inverata. Non se che non si vede cosa c'entino con l'inveramento di cui, dopo averlo occultato per anni, questi anonimi cercano di appropriarsi illecitamente. Anonimi perché leggo dal sito che l'articolo sulle obiezioni al mio documento sarebbe stato scritto non si sa da quali membri della redazione, un'entità non altrimenti né altrove meglio specificata, nonché firmato dal comitato, composto, leggo sempre dal sito, da un numero illimitato di membri sempre anonimi. Un plagio mirante ad attribuire ad Auriti la comprensione dell'inveramento per fini diversivi, rispetto ai quali questi esecutori materiali sono ovviamente eterodiretti, dalle già dette entità ben più consce delle valenze dei fini che le orientano a perseguire. Una lunga lotta in seguito alla quale comunque sia è andato a buon fine lo sforzo di rendere nota al mondo la parola signoraggio. Ed ora iniziato quello di rendere noto il modo per sconfiggerlo, che è il suddetto esproprio e l'abolizione del falso in bilancio. Allora, siamo alla fine del punto 3. Gino, vuoi dirci qualcosa? Vuoi fare un intervento? Niente, ho già detto prima a proposito di questo pseudo-auritismo mendace, fraudolento, sì, che ha la responsabilità di aver creato una grandissima confusione, purtroppo. Va bene, andiamo avanti con l'ultimo capitolo, ragazzi, che è tardissimo, anche Gino penso che tu poi c'hai da fare. Comunque la leggiamo tutta così, questa trasmissione, Gino, credo che sia l'unica, no? È l'unica in Italia che legge in diretta tutta la tua denuncia? Sì, non era ancora accaduto. Va bene, allora poi conserviamo,
conserviamo il tutto. Allora, andiamo avanti. Capitolo 4, i reati denunciati. Gino, tu ci interrompi quando vuoi. Prima di giungere alla disamina dei reati contro lo Stato, quindi 241, 283, 243 codice penale, va osservato che le condotte costituenti il signoraggio configurano svariati altri reati non meno gravi, ma di minor lignaggio, in concorso e continuati. Configurano cioè innumerevoli falsi ideologici, usi di atti falsi, appropriazioni indebite, truffe, peculati, evasioni fiscali, estorsioni, riciclaggi, usure, falsi in bilancio, turbative dolose dei mercati, condotte illecite per determinare rarefazioni, associazione a delinquere, aggravanti di ogni genere. Un trama di condotte delittuose che avviluppa il pianeta a cui accenneremo, ma da considerarsi notorie, ovvero così socialmente note da non abbisognare di ulteriori dimostrazioni, e che non occorre inquadrare nelle previsioni normative che le vietano. Iura novit curia, il giudice conosce le leggi. Siamo alla pagina 9. Vale invece la pena di approfondire tra quelli configurati da queste condotte due altri reati, cioè quelli di cui l'articolo 1, legge 1782, legge Anselmi, divieto di associazione segreti, e all'articolo 416 bis, codice penale, associazione mafiosa. Stranamente entrambi per nulla considerati dalla giurisprudenza di nessun livello, benché palesi ed inconfutabili. Recita infatti l'articolo 1 della legge Anselmi: si considerano associazioni segrete come tali vietate dall'articolo 18 della Costituzione, quelle che anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza, ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali, ovvero rendendo sconosciuti in tutto o in parte e anche reciprocamente i soci, svolgano attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche anche ad orientamento, a ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale. Recita invece l'articolo 416 bis del codice penale: l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per gli altri. Mentre quindi la condotta per essere mafiosa deve esplicitarsi, perché il fulcro del 416 bis è nell'associarsi per realizzare la forza di assoggettare intimidando per commettere delitti, ma anche per ottenere cose di per sé lecite. L'associazione segreta, in quanto volta ad interferire occultamente su funzioni pubbliche, si basa tendenzialmente non sull'esplicitazione della minaccia, ma piuttosto sulla collusione e sulla corruzione. Intimidazione che non occorre sia violenta, tant'è che nel 416 bis l'essere armati è solo un aggravante, bastando che la forza dell'essere associati per condizionare sia in qualunque modo esercitata. Una violenza che invece è stata vergognosamente prevista, come vedremo, per la configurazione dei reati di cui l'articolo 241 e 283 codice penale, proprio per salvare gli ormai innumerevoli complottisti. Condotte delle banche centrali di credito tanto fintamente ineccepibili nelle forme quanto violente negli esiti, usate oltre che per conseguire o far conseguire a loro sfuggenti propaggini, immensi lucri illeciti, per fini di dominio e di appropriazione perseguiti attraverso strategie di destabilizzazione, esclusione, recriminazione e rovina economica di massa. Quali le innumerevoli condotte attraverso cui hanno pervaso la pubblica amministrazione di derivati, sfruttando politici e dirigenti e parte stolti
parte corrotti. Illecite strategie di intimidazione di massa, a cascata realizzate attraverso la minaccia di causare danni economici destinati a stroncare la vita delle aziende e delle persone, che è più facile focalizzare se si pensa alle loro ricadute sulla parte più debole e più larga della società. Ricadute quali la fattispecie tipica, diffusissima, degli innumerevoli che, per poter ottenere finanziamenti, vengono però prima costretti a comprare titoli indesiderati, magari dalla stessa banca, magari nemmeno quotati in borsa. Situazioni in cui, ad esempio, il correntista, per ottenere un fido di 500.000 euro, deve prima comprare 200.000 euro di titoli della banca, per cui poi, nel mentre i titoli non gli rendono nulla o crollano, dovrà pagare competenze rapportate a 500.000 euro, laddove ne ha di fatto ricevuti solo 300.000. Mamma mia, ragazzi. Gola schiena che mi fa male. Allora, prestiti truffa a condizioni che nessuno... Oddio, aspetta che è successo qua? Ok. Prestiti truffa a condizioni che nessuno accetterebbe se non in seguito a prassi bancarie neanche poi così sottilmente intimidatorie, minatorie, estorsive, dunque mafiose, ex articolo 416 bis, risalendo lungo le quali si arriva al regime in virtù del quale tutto ciò è reso possibile, cioè alla criminalità dei soli apparenti vertici del sistema, la Banca d'Italia, la BCE, che a loro volta per poter estorcere, rubare, appropriarsi, devono necessariamente intimidare, usando vaste reti di addetti interni alla pubblica amministrazione, variamente prezzolati, variamente collusi, variamente corrotti. Altrimenti nessuno, come ovvio, darebbe loro nulla di quel che invece riescono a prendere in enormi quantità. Vedi le vicende seguite dal pubblico ministero Ruggero. Vertici solo apparenti. La Banca d'Italia e la BCE? Perché a loro volta sono solo delle modeste frazioni di un più vasto sistema sovrastato da altre entità criminali, come la BRI, Banca dei Regolamenti Internazionali, composta da 60 banche centrali, tra cui anche le nostre due, a sua volta sovrastata dall'incredibile BlackRock, State Street Corporation, FMR Fidelity e Vanguard Group, che tutte poi riconducono sempre allo stesso pugno di dinastie capitanate da Rothschild e da Rockefeller. Un sistema immenso, che domina tutto, che tutto comanda e che un pubblico ministero ed un giudice autenticamente intelligenti, preparati, determinati e coraggiosi possono far cessare in un giorno con qualche centinaio di arresti, perché anche i reati di questa gentaglia come i loro poteri sono mondiali, sicché sussiste a riguardo per un verso o l'altro, ove si sappia come trovare quello giusto, la competenza territoriale di tutti. Mamma mia, Gino, un poema, ragazzi. Vuoi dire qualcosa, Gino? Ci sei? Sto sentendo, perché poi l'avevo dimenticata. questa è bella, Gino. Vado avanti. Scrivo continuamente cose, quindi... Sappiamo che dormi pochissimo. Allora, siamo alla pagina 10, ragazzi. Un larghissimo sistema di intimidazione che la magistratura non vede perché la materia di cui è fatto il regime di cui essa stessa è parte, ma che rende al confronto bagatellari sistemi di intimidazione della mafia, della camorra, dell'andrangheta. Un'intimidazione bancaria di massa sì diffusissima, ma che non per questo può aver assunto, come la magistratura sembra credere, le connotazioni di una lecita prassi, così come giammai potranno diventare leciti perché diffuso l'omicidio, la rapina e lo stupro.
cose che la magistratura sembra invece credere, parte perché tra esse è diffusissima la più grave corruzione e parte perché il potere è il potere della cupola bancaria criminale, tale da essere riuscita a causare l'introitazione di massa anche nelle coscienze dei buoni giudici di simili crimini quali condotte normali. Una fenomenologia criminale in cui vertice nella privatezza delle banche centrali e non e nell'incredibile falso in bilancio costituito dall'iscriversi al passivo sotto gli occhi di tutti, il denaro che producono da sé a costo zero. Gino, ma questa è la più grande truffa del secolo, o sbaglio? Questa è la radice del male. Cioè, se si riesce a eradicare il signoraggio, la società umana cambia in un attimo. Va bene. C'è Maria che ci chiede quante pagine sono. Siamo alla decima. Sono 14 pagine. L'ultima l'abbiamo già letta. Ragazzi, ci siamo quasi. Qua dietro c'è un lavoro, ragazzi, di anni. Sacrifichiamo una sera e leggiamola tutta, perché questa diretta deve rimanere. Allora, io adesso però mi sono perso. E dove siamo arrivati? Fenomeno falso sconosciuto. A costo zero, sì. Crimini flagranti di enorme efferatezza, che si osservi quanto è chiaro che la verità non è altro che ciò che vince nel rapporto di forza sociale. Il potere bancario non ha avuto difficoltà a trasformare in diritto, perché ho già detto che ciò che più colpisce nel signoraggio, sia primario che secondario, sono gli aspetti psichiatrici di massa. Non bastando nemmeno per spiegarlo, dire che l'intera umanità, con in testa le sue magistrature, si è prostituita al denaro. Avete capito, ragazzi? Non basta, perché l'impatto che esso ha avuto sul mondo configura gli estremi di una perversione, di un asservimento, di una così generale stoltezza da evidenziare una palese e grave patologia mentale di massa. Né si può ritenere che il fenomeno fosse sconosciuto, perché è noto da secoli, quantomeno al numero esorbitante di persone di cui le banche centrali di credito si avvalgono per esercitarlo. Sicché è evidente che la vigente cultura mondiale reca in sé un elemento di grave anomalia. Anomalia dell'intera cultura mondiale, ma innanzitutto dell'occidentalismo. Non esistono termini per definire ciò che occidentale non è, perché il fenomeno era ben noto non solo alle banche che lo praticavano e per forza di cose ai vasti ambiti di addetti, ma anche ai parlamenti che hanno subdolamente legiferato per nasconderlo nelle nostre leggi, non potendolo certo disciplinare, data la sua natura criminale. Lo si è occultato con gli omissis, come pure era ed è ben noto alla magistratura e da tutte le altre forze che hanno concorso e concorrono a celarlo, oltretutto stoltamente, quasi avessero le loro famiglie e loro un altro mondo in cui rifugiarsi, ora che le politiche delle forze che proteggono avranno reso inabitabile questo. Ragazzi, vedo anch'io il doppio. Un sistema nel quale la costruzione materiale di saldi artificiosi attraverso ogni genere di criminali pervade l'opera delle banche dal momento della creazione del denaro dal nulla da parte delle banche centrali, fino all'uso follemente normale del moltiplicatore monetario da parte delle banche di credito, proseguendo poi con la serie infinita di ulteriori crimini legati al modo in cui, inverecondamente insieme, si adoperano ad ingannare, intimidire e vessare la società per dissanguarla. Un modus operandi in seguito al quale, sempre mediante crimini ed intimidazione, hanno indebitato sia lo Stato che ogni singolo cittadino, e a tutti hanno legato le mani con strategie illecite e trasversali ad ogni attività umana. Intimidazione che rimarrebbe mafiosa quando anche fosse sofisticata, apparentemente legale, garbata laddove invece anche violenta, perché
perché in realtà l'unica forma di violenza di cui non si avvalgono è quella delle armi, delle percosse, ma quanto alle altre, praticano tutte le più ferali. Articolo 416 bis, a mio avviso peraltro gravemente errato e che andrebbe modificato laddove non fissa i limiti qualitativi e quantitativi oltre i quali la capacità di pressione, frutto dell'associarsi, diventa illecita, nonché i limiti oltre i quali l'assoggettamento e l'omertosità diventano giuridicamente rilevanti, rischiando così di colpire ogni tipo di aggregazioni umane, visto che i rapporti sono sempre di forza. Un errore che trova il suo presupposto in un altro, culturale, consistente nell'aver confuso il legislatore i legami dovuti all'appartenenza ad una stessa origine e le regole, i valori, le convenzioni, i riti attraverso cui quei legami continuano a svolgersi, anche in presenza, ma a prescindere dal criminale, ed averli trasformati nelle connotazioni di una superorganizzazione, con il risultato così di criminalizzare i territori. Vedersi La verità su mafia, Camorra e 'ndrangheta da Marra.it. Problemi interpretativi da qui non abbiamo, perché le condotte, le già dette usure, estorsioni, falsi, truffe, intimidazione, aiosa, eccetera, sono di per sé reati. Associazione segreta ed associazione mafiosa che sussistono entrambe e che si estendono fino agli evidentemente innumerevoli atti di intimidazione, condizionamento, coercizione, occulti e palesi da parte della cupola bancaria nei confronti di ogni sorta di istituzione e dei cittadini. Fatti questi già noti e che sempre più emergono in ogni dove, pur nel mentre crescendo parallelamente la tendenza a coprirli, anche da parte della magistratura, notorialmente inquinata da occulti manovratori bancari che l'hanno condotta fin qua, contro la volontà dell'intera società a far da scudo a queste abominevoli entità. Un vasto impianto occulto ed intimidatorio che è la trama stessa dell'apparato giudiziario ed istituzionale che, proprio per questo, ripeto, non lo vede, benché ormai la sussistenza di un supremo ordine complottistico che tutto governa e materia, non solo trasmissioni televisive da milioni di spettatori, ma delle prolusioni di esponenti di altissimo livello della stessa magistratura, quali il procuratore della Repubblica di Palermo, dottor Giuseppe Scarpinato. Dottor Scarpinato che purtroppo nemmeno lui ha assunto iniziative né contro il signoraggio né contro le organizzazioni criminali, Bilderberg, trilaterale, eccetera, che Mattarella, commettendo un crimine e disonorando il suo ruolo e l'intera Italia, ha ricevuto al Quirinale, ma che parla apertamente, ancorché un po' eufemisticamente, di trasmigrazioni dei centri decisionali dalle istituzioni nazionali a istituzioni sovranazionali e talora addirittura informali e privi di legittimazione democratica. Espressione del dottor Scarpinato, quest'ultima, che configura una denuncia per associazione segreta e mafiosa. Una notizia di reato di cui però nessuna procura, nessun procuratore, nemmeno lo stesso dottor Scarpinato fa uso. Ma senza che questo possa fermare il corso degli eventi e la storia, perché nonostante la giurisprudenza e le leggi, la società va verso il diritto. E questa è una citazione di Loredana Felice. Gino, vuoi dire qualcosa? Vado avanti. No, ti sto sentendo. Vado avanti? Sì. Un meccanismo in cui dice Io sempre. no, a proposito di Scarpinato, voglio dire una cosa. Io poi Sì. scrissi una lettera aperta dicendo, ma dico ora, non è che ha cominciato a dirle a noi queste cose, no? Sì. Scarpinato ci dice, ma lui è, voglio dire, un magistrato di alto livello, deve perseguire lui. Certo. Dirle a noi, quasi che fossimo noi quelli che devono fare qualche cosa, insomma, mi sembra. Va bene, prosegui. Sì, intanto ne approfittavo per bere un po' d'acqua anch'io perché sono abituato a leggere ad alta voce tutta sta. Allora,
siamo arrivati a 14 Katiuscia. Un meccanismo in cui, dice sempre dottor Scarpinato, si assiste ad una sotterranea reingegnerizzazione globale dell'ordinamento giuridico, che veicola occultamente al suo interno paradigmi e sistemi di valori dotati di un elevatissimo coefficiente di politicità, talora distorici, talora antagonisti rispetto ai valori costituzionali preesistenti. Un meccanismo, aggiunge a proposito dell'articolo 81 della Costituzione, in cui, se si ripercorre a ritroso la genealogia di questa norma costituzionale, ci si rende conto che non è stata elaborata all'interno del Parlamento nazionale, in esito ad un dibattito pubblico consapevole delle sue conseguenze macrosistemiche, ma all'interno di ristrette elite economiche sovranazionali e di provata fede neoliberista. E ci si rende conto che la sua approvazione è stata sollecitata non dal Parlamento europeo e neppure dalla Commissione europea, ma dal Presidente della Banca europea, con una lettera destinata a restare segreta, inviata il 5 agosto 2011 al Presidente del Consiglio dei Ministri italiano. E, andando ancora a ritroso, ci si rende conto che la sua approvazione è stata festeggiata dalle più grandi banche d'affari internazionali, come ad esempio la potentissima Morgan Stanley, che, come risulta da un suo report segreto interno del 25 maggio 2013, individuava proprio nella Costituzione italiana e nel lealismo costituzionale della magistratura italiana alcuni tra i principali ostacoli per la rinegoziazione dell'area strategica del Centro Europa, dei rapporti tra stati nazionali e mercati finanziari. Affermazione del dottor Scarpinato, dopo le quali resta solo da chiedersi cos'altro vogliono le procure e la giustizia penale per procedere agli arresti, ai sequestri, alle confische, agli espropri, allo studio approfondito di questi fenomeni criminali in cui i reati di associazione segreta e di associazione mafiosa sono solo due dei molti che vengono commessi e di cui parleremo di seguito. Un ambito di applicabilità, quello del 416 bis, estremamente elastico, anzi troppo elastico ed allargato a dismisura dall'ultimo comma, laddove definisce mafiose le associazioni comunque localmente denominate e quindi anche non denominate, analoghe nei fini. Una norma potentissima, adattabile ed adattata a moltissime fattispecie, che consente ai magistrati di fare tutto quello che vogliono, usando a volte il 16 bis, anziché norme meno feroci, contro in ipotesi dei pastorelli che usino per sfruttare indebitamente pascoli altrui una intimidatorietà in buona parte magari frutto della rozzezza dei soli modi in cui sanno esprimersi, ma non trovano poi il modo di applicarlo a delle associazioni mafiose di questo livello di vastità, articolatezza e mostruosità. Mamma mia, ragazzi, che serata. Violazione della Banca d'Italia e delle banche di credito, alle quali si aggiungono molte altre che esamineremo dopo la descrizione. A. Del fenomeno del signoraggio. B. Dell'illicità dei tributi in quanto ad esso conseguenti. C. Dell'inveramento del denaro. D. Della corretta definizione di infrazione. E. Della sua neutralizzazione per effetto della decrescita dei costi. F. Del costituzionalmente gravissimo fenomeno che della sostanziale obbligatorietà del denaro causata dal processo di erosione del basilare principio di solidarietà. Osserviamo infatti a riguardo, trascrivendo dal documento del 1 gennaio 2007, che, coperte purtroppo fin qui dalla magistratura, le banche centrali, tra cui la Banca d'Italia e la Banca Centrale Europea, incredibilmente private, praticano il crimine del signoraggio primario, mentre le banche di credito praticano l'ancora più grave signoraggio secondario. Signoraggio che la cupola ricicla mediante le sue centrali interbancarie. Dopo averlo infatti segretato già dalla nascita della Repubblica fin negli atti del Parlamento, cogio missis, si è scoperto che la Banca d'Italia è di privati. Circa 85% banche, 10% assicurazioni, 5% dell'INPS.
come gran parte delle altre banche centrali, fra cui la BCE, che è al 15% circa della Banca d'Italia. Privatezza di cui, da quando la si è scoperta, si cerca di sminuire la rilevanza, ma che è la radice del male. Quello che dicevi prima, Gino. Signoraggio primario delle banche centrali, che consiste in quanto segue. 1. Nel creare denaro il costo tipografico o con un clic. Dal 1929 non occorre alcun corrispettivo in oro, ma è una favola che prima occorresse. Banconote di cui si ignora la quantità, essendo i numeri che recano non progressivi di significato scuro. 2. Usarle al valore facciale per comprare, e più uno sconto, ma in realtà è una frode, dagli stati un pari importo in titoli del debito pubblico. 3. Realizzare un faraonico falso in bilancio iscrivendo al passivo l'importo facciale delle banconote create dal nulla per così pareggiare iscrivendo all'attivo i titoli. Falso attraverso il quale la cupola che controlla e sta dietro le banche realizza due ulteriori obiettivi. 1. Rubare persino agli azionisti dei soci privati delle banche centrali proventi dello stesso signoraggio. 2. Un'evasione fiscale ben maggiore delle tasse sia pagate che evase dal resto della società, perché, detto che le tasse sono, come vedremo, illecite, alla liquida del 50% ammonta alla metà del denaro creato. Signoraggio primario e secondario che sono la causa sia dell'inflazione che dei tributi, funzionali anche al dominio sui cittadini, criminalizzati quali evasori, riciclatori, eccetera, eccetera. Signoraggio primario che rende responsabile del debito pubblico la cupola, avendone essa, non lo Stato, riscosso il corrispettivo. Fenomeni catastrofici, tra cui l'inflazione, che è tutt'altro da ciò che si ritiene, perché è frutto della produzione del denaro ad opera di falsari. Fenomeni, se infatti i denari sono 100 ed un falsario è un falsario chiunque produca denaro ma non sia lo Stato, quindi anche le banche, ne crea altri 100. Quando li mette in circolazione, li spende, ruba metà della ricchezza ed avendo portato a 200 il denaro causa un'inflazione del 50%. Mamma mia, ragazzi. Inflazione che non si verifica se è lo Stato a produrre il denaro e a metterlo in circolazione spendendolo, perché in questo caso il corrispettivo della splendida va alla collettività della spendita, la quale vedrà coperto inverato il denaro messo in circolazione dalla ricchezza che introita, fatta anche di diritti, retribuzioni, pensioni, eccetera, per cui cresceranno parallelamente la ricchezza pubblica e il denaro. Denaro che dunque si invera solo se introdotto dallo Stato, mentre resta falso se introdotto da singoli. Fenomeno dell'inveramento del denaro senza comprendere il quale non è possibile capire realmente le terribili valenze del signoraggio. Definisco quindi inflazione il fenomeno che si verifica quando, avendo dei falsari introdotto del denaro spendendolo, abbiano così causato un aumento del denaro globale e della percentuale di ricchezza di loro proprietà ed una corrispettiva diminuzione del potere di acquisto del denaro e della ricchezza di proprietà della collettività. Per eliminare il signoraggio non basta però che le banche centrali siano pubbliche. Occorre anche impedire il predetto falso in bilancio. Se infatti abbiamo unità di ricchezza ciascuna e creiamo altrettante banconote da dividerci una a testa, non cambia nulla. Rimaniamo proprietari di quell'unità di ricchezza, salvo che grazie al denaro potremmo usarla meglio. Intendo dire che se il denaro è creato per essere il corrispettivo simbolico della ricchezza, non può che essere contabilizzato all'attivo. Iscriverlo quindi al passivo come fosse qualcosa delle banche e di diverso dalla ricchezza per simbolizzare la quale viene messo in circolazione mediante la spendita è solo un modo per rubarlo. Un quadro in cui se una banca presta dei soldi ad un cittadino, egli non glieli deve.
sia perché la banca falsaria nulla gli ha dato, sia perché il corrispettivo della spendita il cittadino lo riceverà dalla collettività, sicché è ad essa lo Stato che dovrà restituire i soldi. Pertanto, per legittimare l'esigibilità dei crediti delle banche, occorre prima confiscarle e nazionalizzarle, essendo altrimenti i loro crediti inesigibili quali crediti di falsari e truffatori. Signoraggio la cui eliminazione renderà ricchissimo lo Stato, debellando la drammatica demonetizzazione pilotata dalle banche per dominarci. Perché la sofferenza sociale è frutto dell'avere la cupola, la madre del consumismo, reso obbligatorio avere denaro e spenderlo come essa vuole, tributi, pena le varie violente forme di espulsione sociale, crimini che violano, come abbiamo già visto e come vedremo, numerose norme. Mentre se il denaro è prodotto dallo Stato senza causare inflazione, ne va stampato quanto occorre, incrementando così gli scambi e l'economia. Ragazzi, siamo alla penultima pagina, direi che è l'ultima corposa, abbiamo quasi finito. Gino, ci sei? Sì. Allora, siamo all'ultima pagina quasi, eh? Se vuoi aggiungere qualcosa. Meglio non aggiungere altro, è già troppa roba. Mamma mia, ragazzi. Vabbè, le notti romane sono lunghe, eh? Noi le leggeremo, la tua denuncia la leggeremo. Allora, andiamo avanti. Signoraggio primario a cui si aggiunge il secondario, con cui le banche di credito attraverso il moltiplicatore monetario, secondo prassi che una prona e scellerata dottrina di regime dà per scontate, ma sono il massimo della criminalità, realizzano prestiti per un ammontare 50 volte maggiore del denaro che detengono. In sostanza, se Tizio versa su una banca 100.000 euro, essa tratterà il 2% circa, conta il concetto, come riserva, e presterà il 98%, che una volta depositato in un'altra banca sarà prestato a cascata al 98%. Finché la cosca bancaria, attraverso prestiti ogni volta minori del 2%, azzererà i 100.000 euro, ma farà prestiti per 5 milioni di euro, su cui lucrerà interessi anch'essi cinquantuplicati anziché il loro compenso per il servizio. Interessi che devono andare ai proprietari dei soldi e dallo Stato per i prestiti frutti della cinquantuplicazione, mentre ora costituiscono una creazione di denaro a vantaggio delle banche che consegue ad ogni versamento, pagamento con assegni, carte di credito, bonifici, eccetera. Signoraggio secondario i cui proventi non vanno nemmeno essi agli azionisti, ma vengono di nuovo sottratti dalla cupola attraverso complessi falsi in bilancio e trucchi, il cui effettivo accertamento richiede che una magistratura specializzata entri finalmente con i suoi poteri nel profondo del sistema anziché coprirlo. Denaro falso che provoca una continua inflazione resa invisibile dalla parallela diminuzione dei costi produttivi e commerciali. Ciò mentre il fisco rastrella denaro inverato che usa per la più parte per comprare il denaro da inverare o per pagare gli interessi sul debito. Tributi che quando lo Stato il denaro lo creerà da sé si potranno ridurre ad un'unica imposta. I costi della fruizione delle cose vanno posti in un qualche misura a carico di chi se ne giova, che potremmo definire la generale. Generale che, senza compensazioni tra dare e avere, potrebbe variare in ipotesi dallo 0 al 20%. E su questo punto, Gino, magari non tutti sono d'accordo, ma c'è sempre tempo poi, eh? Signoraggio da eliminare, senza bisogno di modifiche dei trattati. A. Perseguendo i criminali bancari, quali quelli indicati. B. Confiscando penalmente le quote di proprietà private della Banca d'Italia e quindi anche il suo 15% circa della BCE, nonché le quote della stessa BCE. C. Pareggiando i tassi passivi attivi affinché vadano ai proprietari dei soldi allo Stato, quelli frutto del moltiplicatore. Interessi bancari sovente usurai, usura che è la forma estrema di signoraggio secondario. Trattati
accordi e sistemi fiscali scritti dalle banche con cui hanno tentato di delegittimare la sovranità economica degli stati per ricettarla a queste cosche, ma senza potervi riuscire, perché resta il contrasto con ogni norma e principio giuridico. Norme violate tra cui 241 CPC, salvo il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza e l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a 12 anni. La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti all'esercizio delle funzioni pubbliche. Altro che 12 anni qua. Gino, dobbiamo buttare la chiave. 283 codice penale. Chiunque con atti violenti commetta un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma del governo è punito con la reclusione non inferiore a 5 anni. È ben vero, infatti, che dette norme prevedono che gli atti oggetto di censura siano violenti, ma non per questo non sono violate nella fattispecie. Perché è ovvio che la violenza si qualifica nel fine o comunque nell'esito. Fini ed esiti, esiti comunque previsti, deliberati, dolosi, la cui violenza nella fattispecie è spaventosa, anche solo in termini di persone di cui provocano addirittura la morte o che inducono a suicidarsi, oltre che subiscono esiti che passando attraverso la rovina economica hanno poi come conseguenza, se non la morte, la rovina fisica. Norme di cui, in subordine, ove occorresse, perché le norme violate sono comunque molteplici, si chiede la rimessione alla Corte Costituzionale, stante la non manifesta infondatezza della questione della loro legittimità, laddove prescrivono che per la configurazione dei reati in esse previsti sia necessaria la violenza. Previsione questa illegittima perché lascia sprovvista di tutela la sovranità, l'indipendenza, l'unità, la costituzione dello Stato, legittimando assurdamente di fatto la violazione, solo avvenga mediante condotte formalmente non violente. Norme illecite, lo si ribadisce perché non conseguendo alle violazioni in esse prevista alcuna sanzione, ove non siano perpetrate attraverso la violenza materiale, le si rende così possibile senza ostacoli, legittimandole di fatto. Venendo cioè meno l'assioma secondo il quale le attività illecite devono essere perseguite, le si legittima a contrario, rendendo di fatto impunemente violabile, purché attraverso metodi formalmente non violenti, ogni principio costituzionale in generale ed alcuni in particolare, quelli quali di cui è articoli 1, 2, 3, 5, 7 della Costituzione. Ragazzi, ultimi tre paragrafi. Norme costituzionali violate, tra le quali va segnatamente indicato l'articolo 41, laddove recita: l'iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali. Norma violata anch'essa dall'insussistenza di alcuna sanzione per la sua violazione, non ponendosi così alcun limite alle possibilità che le attività economiche divengano sempre più mondialmente lesive, purché in pratica tutto avvenga con garbo. Attività lesive violentissime per gli effetti e che, lo si ribadisce, ove il giudicante volesse dare rilievo al fatto che non sono attuate mediante ricorso alla violenza materiale, dovranno allora causare il predetto rinvio alla Corte Costituzionale con la pronunzia di illegittimità degli articoli 241 e 283 codice penale nel già detto punto. Violenza non invece richiesta per il 243 codice penale. Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra, compie atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a 10 anni. Se la guerra segue o se le ostilità si verificano, si applica l'ergastolo.
Articolo 243 codice penale, anch'esso applicabile poiché le condotte qualificate signoraggio integrano per vari aspetti, quale quelle intelligenze con lo straniero, miranti a compiere atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero a commettere altri fatti diretti allo stesso scopo. Ragazzi, ragazzi. E poi abbiamo già letto Gino nella prima parte, no? Si chiede tutto il resto. Il sottoscritto, ribadito che fa propria la denuncia sopra descritta e le conclusioni richieste di quella stessa, chiede che l'eventuale comunicazione, eccetera, eccetera. La firmate, ragazzi, e la portiamo a Roma. Gino, l'ultimo messaggio. Io chiudo con un solo che il documento è così articolato Sì. perché questa articolatezza serve a tappare ogni buco, ogni via di fuga al magistrato, perché tu se gli lasci la via di fuga, se gli lasci il buchetto, subito ovviamente ci si infila. Quindi, e poi serve anche in generale, visto che è insomma, un modo di affrontare su un terreno molto giuridico l'argomento del segnalaggio, a tappare anche ogni contestazione storta di quelle che sono in circolazione. Ora tu hai fatto una cosa secondo me importante perché l'hai letta e in fondo è vero che ci sono volute, che quando ci è voluto? Boh, 2 ore e mezza. un'ora e mezza. Due Ma ore e insomma, mezza. voglio dire, in 2 ore e mezza, in 2 ore la leggi e diventi, come dire, padrone davvero di una materia di cui tantissimi parlano, ma insomma molto a sproposito, perché poi probabilmente leggendola ti sei reso conto anche tu di come poi sia strano che tantissimi parlano di questo signoraggio come se ce l'avessero in tasca e Certo. che poi invece insomma voglio dire lo si può capire certamente, però insomma per prendersi un esame universitario, dicevo oggi ad un amico, magari bisogna studiare 6 mesi, insomma se uno in un'ora, un'ora e mezza può imparare a fondo che cos'è veramente il signoraggio, quali sono gli esiti, quali sono gli aspetti giuridici, insomma non è poi così tanto tempo in considerazione poi del fatto che ne parlano magari a sproposito per anni interi, insomma. Quindi è vero che ci è voluto 2 ore, 2 ore e mezza, però è vero anche che 2 ore, 2 ore e mezza in fondo sono un prezzo molto basso per il Certo, sapere. certo. Ti ringraziamo Gino di questo lavoro che hai fatto a nome, penso, di tutto il popolo italiano. Speriamo che. Grazie a te e a tutti. Buona rivoluzione, Gino. Buonanotte. Buonanotte, grazie Gino. Buona rivoluzione, ciao. Ah, l'ha Ciao. detto, l'ho sentito, ragazzi. Siamo riusciti a far dire all'avvocato Marra buona rivoluzione. E questa è la cosa più bella. Va bene, ragazzi, mamma mia, un mal di schiena incredibile. Madonna, ragazzi, io vi saluto, vi auguro buonanotte. Allora, questa denuncia, se voi volete bene ai vostri genitori, ai vostri nonni, ai vostri fratelli, sorelle, cugine, zii, andate a fare la fotocopia, sono 14 pagine, guardate, 14 pagine che abbiamo letto tutte questa sera, duplice copia, dal 6 al 5 novembre ci vediamo tutti a Roma, ragazzi, e poi il 5 novembre dobbiamo festeggiare. Vidi vendetta, mio figlio che compie un anno e faccio 15 anni di matrimonio, quindi vi invito tutti a Roma, sicuramente non c'è una lira, vediamo come fare, magari facciamo la festa in piazza. Così 6 mattina ci mettiamo in fila davanti al tribunale con la denuncia dell'avvocato Alfonso Luigi Marra e tutti gli altri dal 6 in poi nelle città, scendete nelle città coordinate dai gruppi regionali e pian piano andate anche alle procure delle vostre città con questa denuncia. Parlatene nelle vostre famiglie, più denunce facciamo e più noi andiamo a dire ai magistrati che sono pagati da noi cittadini che devono fare il loro lavoro, il loro mestiere, perché il problema in Italia è la magistratura. Devono arrestare Mario Draghi e altre 1.000 persone. Aprite sti cavolo di carceri perché loro devono andare in prigione, perché
pochi si stanno arricchendo, pochi si sono fatti miliardi di euro e il povero diventa sempre più povero. Basta, 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 popolo, uniamoci tutti quanti insieme e andiamo a riprenderci la vita, le nostre case che ci hanno portato via, ce le andiamo a riprendere. Questo è un punto che non abbiamo ancora parlato. Noi andiamo a riprenderci tutto. Dovete crederci, uniamoci e andiamo a comandare. Ragazzi, io vi saluto, sono stanco morto. Vi auguro buonanotte, buon riposo e buona rivoluzione a tutti. Ci vediamo domani, forse. Buonanotte. Fate i sogni ribelli.